Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al Liceo Gioia e a un nuovo appuntamento dedicato all'orientamento interamente al liceo linguistico. Oggi la nostra scuola vi apre le sue porte su quelli che sono i dettagli delle curvature, degli indirizzi del nostro liceo linguistico e vi accompagnerà a conoscere quelli che sono alcuni dei docenti che lavorano all'interno di questo indirizzo, accompagnati dai loro studenti, ma anche da ex studenti che ci parleranno di quella che è la strada che hanno intrapreso dopo aver ottenuto il diploma al liceo linguistico. Mi presento, sono Barbara Gobbi, sono un'insegnante di spagnolo del liceo linguistico, nonché una delle docenti referenti dell'orientamento del liceo Gioia. Oggi inizieremo la nostra presentazione presentando quello che è l'insegnamento della lingua e della cultura inglese all'interno del liceo linguistico. Lingua inglese che sapete essere comune a tutte le sezioni, a tutti i corsi del linguistico, trattandosi della lingua indispensabile per poter essere cittadini globali. Dopodiché passeremo la parola alle colleghe del Dipartimento di Francese che presenteranno quello che è il Liceo Internazionale di Lingua Francese. Toccherà poi alle sezioni d'Excel, quelle che presentano le certificazioni internazionali, per poi passare la parola al Liceo Internazionale di Lingua Tedesca. Si tratterà poi di presentare il corso F, quello del potenziamento della lingua spagnola e a seguire il liceo quadriennale, per entrare poi nello specifico di quello che è l'insegnamento della lingua e della cultura cinese. A seguire avremo un approfondimento su quella che è l'offerta formativa del liceo linguistico, presentando alcune attività specifiche, formative e particolarmente interessanti per i nostri studenti. Concluderemo i nostri interventi con la presentazione della professoressa che si dedica al che è referente del doppio diploma, del diploma italiano-statunitense, la professoressa Malchiodi, che ci parlerà anche della mobilità studentesca, quindi delle possibilità di poter svolgere un anno di studi all'estero o anche lo stage lavorativo all'estero che è presente, che è previsto alla fine del quarto anno. Vi ricordo che è possibile porci domande, inviare i vostri quesiti in forma scritta tramite i canali social, i soliti Facebook, YouTube del Liceo Gioia. E a questo punto possiamo iniziare il nostro percorso. Passo la parola alla professoressa Magistrali che ci accompagnerà a conoscere quello che è l'insegnamento della lingua e della cultura inglese del nostro liceo. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti voi, sono Magistrali Graziella e sono un'insegnante di inglese presso il Liceo Gioia di Piacenza, in particolare sono un'insegnante dell'indirizzo linguistico. Sono davvero molto, molto contenta di essere qui oggi insieme ad una rappresentanza di studenti, del Liceo Linguistico. In particolare mi trovo qui sia con un gruppo di studenti del biennio di Liceo Linguistico, che un gruppo di triennio. Noi, i miei studenti hanno preparato questi interventi oggi per fare in modo di trasmettere, di comunicare a tutti voi proprio l'atmosfera che si respira nelle classi di linguistico quotidianamente. Noi avremmo tanto desiderato poter tutti insieme essere qui, tutti insieme in presenza. Ciò non è possibile. Tuttavia, abbiamo pensato di offrirvi un saggio di quello che viene fatto nelle classi, viene svolto nelle classi di linguistico, sia durante le attività propriamente dette di didattica ordinaria, che durante le attività che appartengono più propriamente a quella che viene definita ampliamento dell'offerta formativa, arricchimento dell'offerta formativa. Qualche studente vi darà anche un saggio di attività che più propriamente vengono definite attività extracurricolari, in quanto il Liceo Gioia accoglie, cerca di accogliere davvero costantemente tutte le proposte che arrivano dal territorio, intendendo con questo proposte che arrivano, che giungono da associazioni culturali, da enti, da atenei.
Desidero davvero ringraziare gli studenti che vi accompagneranno nei prossimi minuti del corso della prossima mezz'ora. Desidero lasciare loro la parola. Si sono impegnati davvero. Vedrete una carrellata di esperienze che vedrà ciascuno di loro testimonial di un aspetto della vita quotidiana delle classi del nostro liceo. Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione e lascio la parola alla mia studentessa Alessia Lillo. Buon pomeriggio a tutti, io sono Alessia Lillo di Quinta Linguistico F e oggi vi parlerò degli stage linguistici nei paesi di lingua inglese. Alla mia sinistra vedrete scorrere delle foto dell'esperienza che abbiamo vissuto. Allora, innanzitutto, come ben saprete, potremmo dire che il Gioia, il Liceo Melchiorre Gioia, organizza degli interessantissimi stage linguistici, in questo caso in paesi di lingua inglese, dalla durata di una settimana e presso scuole e famiglie accuratamente selezionate. I paesi di destinazione più frequenti sono l'Irlanda, l'Inghilterra, la Scozia e Malta. Purtroppo sappiamo benissimo che il momento storico che stiamo vivendo non ci permette di viaggiare e quindi in questi 2 anni non si è potuto fare uno stage. Nonostante questo, sia il Gioia che tutti i suoi studenti sono propositivi e appena ce ne sarà la possibilità, sicuramente si impegneranno ai fini di organizzare e collaborare per creare questa esperienza. In realtà la mia classe ha avuto la fortuna di partecipare durante l'anno scolastico 2017-2018 a uno di questi stage a Galway, in una città irlandese. Questo stage è stato di fondamentale importanza perché abbiamo potuto praticare la lingua inglese, siamo potuti venire a contatto con una cultura completamente diversa dalla nostra e abbiamo potuto anche sperimentare una quotidianità diversa. Il GCI, ovvero il Galway Cultural Institute, è stata la scuola che ci ha aiutati durante il nostro percorso. Grazie a questo istituto abbiamo avuto la possibilità di studiare a fondo le differenze fra le regole irlandesi e quelle italiane. Abbiamo avuto la possibilità sempre di praticare la lingua inglese e ci hanno fornito un attestato che è importante ai fini del percorso PCTO, di cui poi vi parleranno. Possiamo dire anche che un aspetto molto importante dal mio punto di vista sono le host families, ovvero le famiglie locali ospitanti, sono accuratamente selezionate e ti danno la possibilità non solo di praticare sempre la lingua inglese, perché comunque sei obbligato a rivolgerti a loro con la loro lingua, ma hai anche la possibilità sia di apprendere la loro cultura e quella di permettere a loro di conoscere anche la cultura italiana. Galway ci ha fornito la vista di paesaggi meravigliosi, quali le Cliffs of Moher, ci ha potuto permettere di vedere una cittadina medievale, quale The Anthony Heritage Center, e in più ci ha permesso di dialogare e conoscere la gente locale attraverso una caccia al tesoro, quella che noi in inglese chiamiamo treasure hunt. Effettivamente gli studenti hanno la possibilità durante questi stage di venire a contatto con ambienti culturali, artistici e naturali, ma anche di frequentare, di svolgere attività quali la visione di film, di danze tradizionali e anche attività come giochi, appunto la treasure hunt. È un'esperienza che consiglio vivamente sia per il proprio bagaglio morale ma anche il bagaglio culturale. E, il mio intervento è finito qua e lascio quindi la parola ai miei compagni. Ciao, sono Nicole di Seconda Linguistico C. Ciao a tutti, io sono Elisa di Seconda Linguistico C. Io sono qui per introdurre un'attività che viene proposta dai docenti sia durante il biennio ma anche durante il triennio, ossia la realizzazione di alcuni video relativi a dei testi regolativi e secondo il mio punto di vista si tratta di un'attività decisamente coinvolgente e proficua perché ci consente di migliorare la nostra pronuncia, di ampliare il nostro vocabolario ma allo stesso tempo anche di divertirci. Ad esempio Elisa ed io abbiamo realizzato un cortometraggio relativo alla preparazione di alcuni biscotti a tema natalizio che ora vi mostreremo. Hi, I'm Nicole. I'm Elisa. And in this video, we're going to explain how to cook some delicious Christmas cookies.
Scusate, ci sono stati dei problemi con il video, però comunque vi spieghiamo il contenuto del nostro cortometraggio. Abbiamo in principio spiegato gli ingredienti per la preparazione dei biscotti, ovviamente sempre in lingua inglese. Successivamente abbiamo realizzato dei video durante la preparazione, ad esempio quando abbiamo preso le formine, abbiamo realizzato l'impasto e poi successivamente appunto abbiamo inquadrato il prodotto finito, e credo che sia stata veramente un'esperienza divertente e coinvolgente. Quindi io la consiglio vivamente questa esperienza. Passo la parola al mio compagno Riccardo. Ciao a tutti, io sono Riccardo Paganuzzi di Seconda Linguistico C e oggi vi parlerò delle lezioni di conversazione. La figura del conversatore è diversa dalla figura dell'insegnante di inglese titolare, perché il conversatore è quella persona che offre delle nozioni sulla lingua, sulla cultura e anche sulle tradizioni del proprio paese. Con l'avanzare delle lezioni il docente parlerà più velocemente e introdurrà sempre di più lo slang e le espressioni tipiche della lingua inglese. Questo per prepararci al tipo di linguaggio che potremmo usare quotidianamente in un possibile viaggio studio o semplicemente in una vacanza all'estero. Come avvengono le lezioni di conversazione? In affiancamento alle lezioni di inglese ci sono le lezioni di conversazione, che sono di un'ora a settimana per tutto l'anno e per tutti i 5 anni del liceo. Sono con un insegnante madrelingua, nel nostro caso la professoressa è americana, ma al liceo ci sono anche altri insegnanti provenienti per esempio dal Regno Unito. Sono lezioni tenute totalmente in inglese e una cosa interessante che avviene è lo scambio culturale tra i professori e gli studenti. Che cosa si fa nelle lezioni di conversazione? Il professore propone un argomento tramite un testo, noi lo leggiamo a turno e ci soffermiamo sui vocaboli che non conosciamo e li approfondiamo, anche attraverso dei quiz e dei cruciverba. Al termine del testo noi rispondiamo a delle domande oralmente che ci vengono poste dal professore. Non dovete preoccuparvi se all'inizio non riuscirete ad esprimervi come volete, è normale. Quali sono gli argomenti che si fanno nelle lezioni di conversazione e quando si trattano? Noi facciamo degli argomenti che sono sulla civiltà americana, come ho detto prima, perché la professoressa proviene da New York. Per esempio abbiamo fatto Halloween, abbiamo fatto President Day, Columbus Day e ultimamente il Thanksgiving Day, che si celebra il 26 novembre, e It's Christmas Time, che è il Natale. Io ritengo le lezioni di conversazione molto stimolanti, perché ti costringono a fare uno sforzo che diversamente non faresti. Non è facile parlare ed esprimersi in una lingua che non è la propria, perché col tempo si migliorerà. Non dovete preoccuparvi se all'inizio non riuscirete ad esprimervi come volete oppure ad avere una bella pronuncia, perché la professoressa è lì per aiutarvi e vi correggerà. Perché si fanno le lezioni di conversazione? Si fanno per migliorare la pronuncia, per ampliare il lessico, per aumentare la propria capacità di comprensione e anche per fare pratica. Detto questo, io vi saluto e passo la mia parola alla compagna Elisa. Ciao a tutti, io sono Elisa e oggi vi andrò a parlare di un'altra attività che facciamo durante le ore di conversazione, che è l'attività di dibattito, debating. Per fare questa attività la classe viene divisa in due gruppi, una parte pro e una parte contro un determinato argomento. Alcuni degli argomenti che abbiamo trattato sono per esempio should we wear school uniforms oppure should teenagers have a curfew e molti altri. Inoltre, qui abbiamo alcune immagini delle schede didattiche che abbiamo potuto affrontare durante questo anno e mezzo, per esempio qua quella riguardanti il coprifuoco e qui invece quella riguardanti le uniformi. Qui, inoltre, il dibattito ci permette di migliorare la nostra grammar e anche le nostre speaking skills. Inoltre, ci permette di parlare di attività o comunque di argomenti importanti nella vita di noi giovani e ci permette anche di divertirci.
Inoltre qua abbiamo un fumetto e infatti durante l'attività di dibattito impariamo anche a esprimere la nostra opinione utilizzando delle espressioni come I want to underline that, oppure my point of view is, oppure I agree with. Inoltre, mentre cerchiamo le informazioni per sostenere la nostra tesi, impariamo appunto a raccogliere le informazioni, riconoscere le fake news, leggere dati e tabelle e utilizzare le risorse digitali che sono fondamentali nella vita di noi giovani. Inoltre, impariamo a saper ascoltare gli altri, impariamo a parlare in pubblico con più scioltezza e avere anche una lezione più piacevole e più leggera. Non dimentichiamoci che il miglior modo per imparare è mettersi in gioco e attraverso il gioco si può imparare. Vi aspettiamo l'anno prossimo. Passo la mia parola al mio compagno Mattia. Ciao a tutti, sono Mattia Molinari della Seconda Linguistico C e oggi vorrei presentarvi una delle peculiarità e delle caratteristiche del nostro indirizzo, ossia espressioni di linguaggio che possono risultare molto utili durante comunque mentre parli in inglese e nello speaking. Durante l'anno, infatti, ci sono stati forniti dei video in forma di weekend videos, summer videos o good night videos, appunto per implementare questa nostra abilità. Ho voluto portarvi di conseguenza alcuni degli argomenti che abbiamo trattato, come per esempio l'aeroporto, la farmacia, oppure dal medico, o anche per esempio in palestra, e utilizzando modi di dire, espressioni o parole chiave. Il primo contesto che ho voluto portarvi l'ho voluto dividere in due situazioni, ossia quando per esempio dimentichi una domanda, non sai come rispondere immediatamente a una domanda e quindi puoi usare per esempio due termini come what about you, rispondendo con una domanda, o I never thought about that. Oppure anche quando si è a corto di parole, utilizzando espressioni quali my brain just froze, it's on the tip of my tongue, molto simile anche all'italiano, è sulla punta della mia lingua, o anche I lost my train of thought. Qui per esempio abbiamo invece implementato il contesto dell'aeroporto andando a scoprire ogni angolo della struttura e come orientarci all'interno di esso. Oppure anche in farmacia come prescrizioni che ci possono venire fornite oppure anche richiederle, o anche come descrivere alcuni dolori del nostro corpo. Ho voluto fare un piccolo approfondimento sul coronavirus, che è un contesto attuale, con parole che abbiamo sentito anche, soprattutto in questo periodo storico. E anche come altro contesto, la palestra, ci siamo immaginati una situazione in quale un coach parla col proprio giocatore e utilizza espressioni quali I'd like you to concentrate, it's important to do your bit, we need to pull together o toss it out. Questo è molto importante, come per esempio stringere i denti o tenere duro. Come ultimo esempio ho voluto portare dei modi di dire importanti anche particolari della lingua inglese che fanno anche rima o presentano assonanze. Ve ne spiego uno per farvi un esempio, che è bits and bobs, che sono molte cose particolari ma senza una correlazione fra di loro. Questi non sono gli unici, ce ne sono molti, ma sono tutti da scoprire poi. L'unica cosa che vi posso dire ancora è di scegliere il gioia. Passo la mia parola al mio compagno del triennio. Buongiorno a tutti, io sono Samuel Spiller della Quinta Linguistico F e sono qui per introdurre il progetto AIMUN. AIMUN si tratta di un progetto extracurricolare, come ha detto prima la prof, che si svolge una volta all'anno, di solito a Milano. È organizzato da United Network, che è una ONG, e si tratta di una simulazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La nostra scuola ha preso parte ad AIMUN da circa un paio d'anni, partendo con AIMUN Milan 2020 e poi con AIMUN Online, sempre 2020, che si è svolto a novembre di quest'anno. Tuttavia viene anche incoraggiata molto la partecipazione individuale ai vari progetti, come per esempio Mooner New York, Harvard Moon e Berkeley, tramite appunto i docenti referenti, come per esempio la professoressa Malchiodi, che è sempre contentissima di avere studenti che partecipano anche in forma individuale. La scuola comunque offre sempre un supporto in questo senso. Io stesso ho avuto modo di prendere parte ad AIMUN assieme ad altri studenti della scuola, sia del linguistico ma anche dello scientifico e del classico,
e tutti siamo stati ricompensati per il lavoro svolto. Questo per dire che comunque è un progetto aperto a tutti, non solo al linguistico, ma anche a qualsiasi altro indirizzo della nostra scuola. Oltre a ciò, è anche molto utile per quanto riguarda il vostro futuro post-scolastico, perché IMUN, così come tutti i progetti di United Network, è riconosciuto sia come esperienza per l'alternanza scuola-lavoro, sia come esperienza lavorativa a pieno titolo, perché United Network è una ONG riconosciuta sia dalle Nazioni Unite sia dall'Unione Europea e quindi vi permette di avere un'esperienza, diciamo, riconosciuta anche a livello internazionale. Ci sono anche altri progetti a cui potete prendere parte, come detto prima, anche individualmente, come per esempio SNAP, Mooner New York, Nulles Européen, Harvard, Berkeley, il National Moon e il World Moon. Io adesso ho finito e passo la parola alla mia compagna. Buongiorno a tutti, io sono Zanoni Pamela di Quinta Linguistico F e oggi sono qui per presentarvi il progetto Corda. Parto col dire che il Liceo Gioia tutti gli anni mette a disposizione dei corsi extrascolastici per permettere allo studente di riuscire a conseguire le certificazioni linguistiche nel miglior modo possibile. Io stessa, la scorsa estate, ho conseguito una certificazione di inglese a livello B2 FCE e mi sono trovata particolarmente preparata sia grazie alla preparazione che i nostri docenti ci danno tutti i giorni, ma anche grazie all'aiuto di questo progetto. Il progetto Corda appunto sta per cooperazione per l'orientamento e la rimozione del debito d'accesso. Il progetto Corda, realizzato dall'Università di Parma in collaborazione con il Liceo Gioia, permette l'erogazione di due livelli linguistici, livello B1 e livello B2. Per ognuno dei due corsi ci sono 40 ore di lezione date da docenti del Liceo Gioia, in cui si fanno varie attività linguistiche, per esempio attività di writing, speaking, listening, reading e use of English. Ognuno dei due livelli permette allo studente di potenziare le proprie capacità linguistiche e, se parliamo del livello B2, anche di andare ad acquisire quell'idoneità linguistica che è richiesta dalla maggior parte dei corsi di laurea, sia triennale che magistrale dell'Università di Parma. Alla fine di questo corso ci sarà una prova finale in cui lo studente dovrà verificare le proprie capacità acquisite e alla fine queste prove verranno inviate a docenti dell'università, appunto, verranno corrette e poi verrà spedita una lettera ad ogni studente nel quale verrà dato l'esito di questa prova. Se la prova sarà conseguita con successo, sono varie e ampie le possibilità e i benefici che si aprono allo studente. Per prima cosa, in caso di immatricolazione a un corso di lingua e civiltà straniera dell'Università di Parma, riuscendo nella prova finale, lo studente potrà avere una riduzione del programma del corso di lingua e traduzione di inglese livello B1, livello 1. Allo stesso modo, in caso di immatricolazione a un qualsiasi altro corso dell'università, lo studente potrà vedersi convalidati i CFU, cioè i crediti formativi universitari, che sono indispensabili e solitamente si acquisiscono con l'idoneità linguistica durante sia il triennio che la magistrale, appunto dell'Università di Parma. Per ultima cosa, un'altra grande possibilità è quella delle borse Erasmus che l'Università di Parma mette a disposizione per gli studenti senza dover però prima fare il placement test. Io per prima mi sono trovata davvero bene con questo corso e sono consapevole che in un futuro mi potrà davvero servire, sia a me che a altri miei compagni di classe, perché anche se non mi iscrivo a un corso dell'Università di Parma, potrà venirmi utile anche in un altro Ateneo.
Io ho concluso e passo la parola alla mia compagna di classe. Buongiorno a tutti, sono Noruddin Anastasia della Quinta Linguistico F e oggi vi parlerò di English for Specific Purposes. I docenti del Dipartimento hanno messo in atto una didattica a competenze a livello interdisciplinare facendo ricorso alla didattica ESP, ovvero English for Specific Purposes. E siccome la lingua inglese è per sua natura una lingua trasversale, durante le ore di conversazione si riprendono alcuni progetti come per esempio l'educazione alla salute e il progetto sulla donazione. E oggi ho deciso di parlarvi di questi due progetti più che altro per questioni di tempo, ma in verità ci sono state tantissime altre tematiche riprese e sviluppate in classe. Allora, l'educazione alla salute, oppure Health Education, è un progetto a cura di ASL, di cui l'obiettivo è quello di promuovere la responsabilità e i comportamenti salutari, e questa attività si è svolta in tre fasi, suddivise nel triennio, e sono state individuate 9 tematiche, ossia corsi, come per esempio affettività e sessualità, dipendenze e alcol, studenti in soccorso, oppure alimentazione e tante altre. E tutte queste attività sono state molto utili per valorizzare l'iniziativa dell'educazione alla salute, che si è rivelata molto utile e interessante. E questo progetto poi ovviamente è stato approfondito durante le ore di conversazione in inglese, attraverso individual speeches, ovvero discorsi individuali, class conversations, conversazioni in classe, PPT presentations, ovvero presentazioni PowerPoint, e debates, dibattiti. Qua ho messo una slide per farvi vedere più che altro una nostra foto. Questi sono alcuni dei miei compagni che hanno creato alcuni slogan di cui vi parlerò successivamente. Allora, il secondo progetto di cui ho deciso di parlarvi è il progetto sulla donazione, che si è svolto grazie alla collaborazione della professoressa Torreggiani e ad alcuni dei referenti di Avis, Aido e Admo. E l'obiettivo dell'incontro era quello di sensibilizzare gli studenti anche più giovani alla donazione del sangue, del midollo e degli organi come atto di solidarietà e cittadinanza. E who donates lives twice, ovvero chi dona vive due volte, è una frase che è stata creata dai nostri studenti, o più precisamente uno slogan. E questo l'abbiamo fatto durante la terza fase del progetto, ovvero durante il laboratorio, durante il quale, attraverso l'immaginazione e la creatività, noi studenti abbiamo potuto creare alcuni disegni e alcuni slogan pertinenti all'argomento trattato. E la conferenza si era svolta in italiano, ma poi ovviamente l'argomento è stato ripreso durante le ore di lingua inglese, favorendo così l'abilità di public speaking e l'utilizzo e l'apprendimento del lessico specifico. Io ho finito e adesso passo la parola alla mia compagna Arianna Busini. Buon pomeriggio a tutti, io sono Arianna Busini di Quinta Linguistico F e oggi sono qui per parlarvi della mia esperienza per quanto riguarda un progetto organizzato dall'Università di Scienze della Mediazione Linguistica di Pisa in collaborazione col Liceo Gioia. Come avete già potuto intuire anche dagli interventi di miei compagni, il Liceo Gioia è una scuola che mette al centro della priorità appunto la centralità dello studente, offrendo opportunità agli studenti, in particolare delle classi quarte e quinte, anche in vista della loro scelta nell'ambito universitario, collaborando appunto con diversi atenei. Il progetto a cui ho preso parte consiste in un corso di inglese full immersion, costituito da 20 ore distribuite nell'arco di una settimana, di cui 10 di queste ore sono state dedicate a un project work in gruppo, ovvero gli studenti sono stati divisi in diversi gruppi, i quali dovevano trattare argomenti di attualità differenti e poi discuterne alla fine della settimana di lezione.
I docenti erano madrelingua e insegnanti del corso di laurea di Scienze della Mediazione Linguistica. Inoltre il corso non si è concentrato solamente sull'aspetto, diciamo, teorico della lingua, quindi la grammatica, ma anche su aspetti più concreti che fanno parte della mediazione linguistica. Infatti qui possiamo notare ad esempio la griglia dei miei orari, dove ci siamo concentrati anche su translation audio visuals, interpreting, general English, ovvero grammatica, appunto, conversation and debate e translation. Dunque, questa è stata un'esperienza assolutamente utile, soprattutto perché mi ha consentito di ampliare la lingua, il lessico e avere una visione più specifica e precisa riguardo al mondo della mediazione linguistica. Il corso purtroppo si è svolto in modalità telematica a causa delle circostanze che stiamo vivendo, ma nonostante ciò è stata un'esperienza vissuta a pieno, alla quale hanno preso parte anche altri studenti del Liceo Gioia, anche mio compagno Samuel. E inoltre possiamo dire che questa esperienza è stata particolarmente utile, soprattutto grazie al potenziamento della grammatica e l'ampliamento del lessico dato dalle lezioni di conversation and debate, grazie alle quali ci siamo concentrati, vi è stata una particolare focalizzazione sul public speaking, quindi sulla capacità di saper parlare in pubblico. E inoltre, grazie a queste lezioni, penso di aver acquisito una maggior fluidità e sicurezza nel parlare la lingua e anche una miglior pronuncia. Il mio intervento è concluso, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la linea al Dipartimento di Francese in Aula 65. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Elena Mazzoni, docente di lingua e letteratura francese presso il Liceo Gioia. Oggi sono in compagnia di Laurel Carini, collega, docente di lingua e letteratura francese e per anni a capo del Dipartimento di Francese. E vedete qui dietro di me un gruppo di studenti della sezione ESA-BAC. Ve li presento, si tratta di Margherita e Beatrice di terza linguistico A, Marika e Judicael di quinta linguistico A e Stefania di quarta linguistico A. Allora, adesso entriamo nel vivo del discorso. Dove si insegna francese presso il Liceo Gioia? Il francese è insegnato in quattro sezioni, nella sezione A, nella sezione B, nella sezione C e nella sezione F. Nella sezione A è insegnato come prima lingua, nella sezione C è insegnato come seconda lingua e nelle sezioni B e F è insegnato come terza lingua. Quali sono gli aspetti comuni di queste quattro sezioni? L'insegnamento più o meno approfondito della lingua e della letteratura francese e la presenza dell'insegnante di conversazione per un'ora settimanale in tutte le classi. Quali sono invece le differenze? Allora, nella sezione A e nella sezione C il francese è insegnato dal primo anno, nella sezione B e nella sezione F invece il francese è insegnato rispettivamente dal terzo anno e dal secondo anno. Inoltre, sicuramente la sezione che più si differenzia dalle altre è la sezione A, la sezione ESA-BAC. Allora, che cos'è ESA-BAC? ESA-BAC è un doppio diploma, ESA, esame di Stato, BAC, baccalaureat.
Questo significa che al termine del percorso di studi, gli studenti della sezione ESABAC otterranno il doppio diploma. Sosterranno una prova di lingua e letteratura francese e una prova di storia in francese. Questo è l'obiettivo finale, il risultato finale. Ed è il risultato di un percorso integrato, che inizia nel triennio, basato sullo studio approfondito della lingua e della letteratura francese e della storia che viene veicolata in lingua francese a partire dal terzo anno. Tutto questo viene considerato da un punto di vista europeo e internazionale. Vi do qualche numero sulla sezione ESABAC. In Italia parliamo di circa 400 scuole che propongono questo percorso, ossia circa 10.000 studenti che frequentano le sezioni ESABAC, con l'85% di successo in sede d'esame. Il percorso ESABAC è iniziato nel 2009 e quindi è il risultato di una collaborazione tra i due stati, tra il Ministero della Pubblica Istruzione italiana e il Ministero dell'Education Nationale in Francia. Il Liceo Gioia è stato una delle scuole pioniere dell'ESABAC in Italia e per questo il 22 novembre del 2019 la nostra scuola ha celebrato i 10 anni di ESABAC in Italia a livello regionale. Quindi abbiamo organizzato una cerimonia in cui abbiamo invitato tutti i licei dell'Emilia Romagna e che ha visto come invitati anche esponenti dell'ufficio scolastico regionale e dell'Institut Français Italia. Detto questo, il francese al Gioia non è solo ESABAC, ci sono anche tantissime attività, certificazioni di lingue, laboratori di teatro, stage linguistici, ma mi sono già abbastanza dilungata e lascio la parola a Laurel Carini che entrerà ancora nel vivo del discorso. Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Io vi parlerò un attimo dell'Institut Français, l'Institut Français che organizza eventi e concorsi in lingua ovviamente francese e rappresenta quindi la rete culturale della diplomazia francese. Agisce in base agli accordi fra Italia e Francia dal 1949. Questi accordi esistono da quella data. Come mai è importante per noi l'Institut Français? Noi ci appoggiamo all'Institut Français di Firenze. E perché? Perché facciamo parte della regione Emilia-Romagna e la regione Emilia-Romagna appunto dipende dall'Institut Français di Firenze, che organizza per esempio il Festival delle Lingue, Théâtralisons Ensemble, a cui abbiamo partecipato con un evento teatrale, ovviamente in francese, e devo dire che è stato molto, molto bello per i ragazzi perché è un evento rivolto ai ragazzi che studiano francese in tutto il mondo. Altre cose che organizza l'Institut Français, sempre a Firenze, è Classe Découverte. I nostri ragazzi a volte partecipano, coronavirus permettendo, a Classe Découverte, cioè scoprono il patrimonio culturale della città di Firenze. E con questo andiamo avanti con i nostri diplomi, le nostre certificazioni. Diplôme élémentaire de langue française e diplôme avancé de langue française. Cosa significa? Significa che i ragazzi hanno questo diploma o certificazione e di solito li prepariamo per un livello B2, C1 del quadro comune europeo. Questo è molto importante perché fa la differenza per il lavoro, per l'università, è un investimento, un vero investimento per il futuro. E direi che con questo ho finito. E lascio la parola alla studentessa di Quinta. Prego. Buon pomeriggio, sono Marika Pettineo di Quinta Linguistico A.
Oggi vorrei parlarvi di un'esperienza che il nostro liceo offre agli studenti di quarta e di quinta, frequentanti proprio la sezione ESABAC doppio diploma, e si tratta del Prix Goncourt. Il Prix Goncourt è un importantissimo premio che ogni anno premia il miglior libro scritto in lingua francese. Questo premio ha un suo corrispettivo in Italia, ovvero il Prix Goncourt La scelta dell'Italia, in cui la giuria viene formata da un gruppo di studenti che frequentano proprio le sezioni dell'ESABAC diffuse su tutto il territorio italiano. Recentemente si è tenuta la premiazione che ha proprio incoronato Santiago Amigorena come vincitore dell'edizione del 2019. Questa premiazione solitamente avviene a Roma e molti studenti del liceo Gioia ne hanno preso parte. Quest'anno sfortunatamente si è svolta in via telematica, ma posso garantire che è stata in ogni caso una esperienza estremamente formativa, perché dialogare con uno scrittore, poter parlare proprio direttamente dell'esperienza di scrivere un libro, è un'occasione che non capita tutti i giorni. Passo adesso la parola al mio compagno di classe, che vi spiegherà un'altra esperienza che viene proprio offerta dal nostro liceo. Allora, buongiorno a tutti. Adesso vi parlerò del concorso Fiction Historique. È un concorso dell'Institut Français e è stato fatto il 22 novembre del 2019 dalla nostra classe. Questo concorso diciamo che è caratterizzato da 5 ore di scrittura, con qualche settimana precedente per potersi informare su un personaggio. A noi personalmente l'anno scorso è stato scelto Leonardo da Vinci, e dovevamo scrivere una storia utilizzando dei dati della storia vera di Leonardo da Vinci e aggiungendo poi una storia finta, diciamo, per poter creare questa fiction. E adesso parlerò della... Ah, sì, ecco. Qui abbiamo due ragazze che l'anno scorso si sono classificate quinte e seste. Spesso negli ultimi 10 anni siamo stati tra i primi 10 in tutti gli anni, e spesso abbiamo avuto dei vincitori, e il premio è un viaggio ad Antibes. Adesso vi parlerò della cerimonia dei 10 anni di ESABAC, e fondamentalmente è successo l'anno scorso, quando il Covid ce lo poteva ancora permettere. È stato organizzato questa giornata nella quale abbiamo riunito diverse sezioni di ESABAC da tutta la regione. Abbiamo avuto e ricevuto video di ex studenti dell'ESABAC che ci hanno spiegato com'è stata poi la loro vita al di fuori della scuola e a cosa gli è servito questa sezione e come si sono realizzati nella vita. Adesso vi ripasso la parola a Marika. Ripasso la parola a Marika, che vi spiegherà poi il resto più dettagliatamente. Proprio in occasione della celebrazione dei 10 anni dell'ESABAC abbiamo realizzato una cartografia che potesse sintetizzare i luoghi di incontro, ma anche le personalità che la nostra città di Piacenza, ma anche la provincia, condivide con il mondo francofono. E è stato anche qui un lavoro che ci ha permesso di comprendere quanto la nostra città sia legata alla Francia e quanto quindi sia stato interessante scoprire che la nostra sezione può proprio darci uno sbocco in Francia, sia per lavorare sia per creare una nostra carriera. Adesso passo la parola a Margherita di Terza Linguistico A. Buongiorno a tutti, sono Margherita di Terza Linguistico A, e una delle tante opportunità che offre l'indirizzo linguistico ESABAC è quella di poter partecipare a stage linguistici all'estero, in particolare per quanto riguarda l'ESABAC appunto in Francia, e le mete sono Lione per esempio, Montpellier e Parigi. Parigi vanno solitamente le quinte per concludere in bellezza il loro ciclo di studi, e si tratta di vacanze, diciamo,
diciamo, studio di stage linguistici di circa una settimana, in cui al mattino gli studenti seguono le lezioni in una scuola francese, mentre il pomeriggio è dedicato alla visita della città e alla scoperta delle sue meraviglie naturalistiche e monumentali. Inoltre, per coinvolgere di più gli studenti, la scuola francese organizza delle attività come per esempio una caccia al tesoro. Per esempio, la mia classe, cioè l'attuale terza linguistico A, a marzo 2019 ha partecipato allo stage linguistico a Lione. Siamo stati accompagnati dalla professoressa Mazzoni e è stata un'esperienza molto interessante perché ha permesso a me personalmente di migliorare la lingua francese, di approfondire il mio vocabolario di lingua francese appunto, e inoltre abbiamo pernottato in famiglia e anche questa è stata un'ottima occasione per potermi approcciare, per potersi approcciare direttamente a persone di un'altra cultura e tradizione. L'anno scorso saremmo dovuti andare a Montpellier, ma a causa emergenza Covid il viaggio è stato annullato. Inoltre, ogni anno il Dipartimento di Lingua Francese e la scuola organizza uno stage linguistico durante la prima o la seconda settimana di settembre ad Antibes, e è aperto a tutte le classi, quindi dalla seconda alla quinta, ed è uno stage che prepara all'arrivo alla frequentazione del nuovo anno scolastico. Ora passo la parola alla mia compagna Beatrice. Ciao a tutti, io vi parlo dell'Agila Dictée, che è un'altra delle iniziative proposte dal Liceo Gioia, molto utile dal punto di vista formativo, e infatti è un concorso interno organizzato dal Dipartimento di Lingua Francese che consiste appunto in una prova di dettato in francese ed è aperto agli studenti che studiano francese dalle classi prime fino alle classi quinte. Io ho partecipato quando ero in prima e l'adesione è libera, è volontaria e individuale. I professori di francese scelgono un testo di un autore francofono e poi correggono appunto i testi dei partecipanti, che vengono poi collocati in una graduatoria, e coloro che si posizionano nei primi posti sul podio vengono premiati, ma anche tutti gli altri partecipanti ricevono una nota di merito, infatti il loro impegno viene comunque riconosciuto. Poi vi parlo di savourer la lecture, che significa assaporare la lettura. È infatti un club di lettura in lingua francese organizzato dai professori di francese, tra cui la professoressa Carini e la professoressa Mazzoni, e si tratta appunto di un club di lettura in francese perché si sceglie un libro di un autore francofono moderno contemporaneo e gli studenti partecipanti hanno circa un mese, due mesi di tempo per leggere questo libro, e poi ci si ritrova un pomeriggio per parlare del libro che è stato letto in francese ovviamente, e quindi è un laboratorio molto stimolante perché permette prima di tutto di leggere ovviamente, e personalmente mi piace molto leggere, quindi mi permette di appunto scoprire nuovi libri, nuovi autori, ma soprattutto perché leggere aiuta anche la scrittura e quindi la costruzione della frase per esempio, la sintassi, e ampliare il nostro repertorio lessicale. Infine vi parlo del laboratorio di danza tradizionale organizzato dalla professoressa Mazzoni per gli studenti nel biennio durante la settimana della flessibilità, e appunto questo laboratorio è stato trovato molto interessante e dagli studenti che hanno partecipato. Grazie per averci ascoltato, adesso passo la parola al professor Hess che presenterà l'indirizzo ed Excel. Buon pomeriggio a tutti, io sono la professoressa Luen Hess, docente madrelingua di storia in inglese nei corsi ed Excel del linguistico. Oggi sono qua con i miei studenti proprio per darvi un po' un'idea di che cosa si tratta.
Allora, partiamo innanzitutto dalla disciplina che viene insegnata per 2 ore a settimana per 4 anni. All'interno di questa disciplina diciamo che andrete a svolgere delle attività per andare a potenziare l'uso, diciamo, parlato e scritto della lingua inglese, ma non solo. Infatti andiamo a sviluppare anche delle abilità, quelli che sono detti i famosi skills, proprio perché questa materia vi può dare l'opportunità di sviluppare delle abilità utilizzate poi nel vostro futuro, sia quello da studenti nel campo, diciamo, universitario, che quello invece lavorativo. Infatti, come vedete, qui c'è scritto knowledge to develop skills. Proprio questo vogliamo fare, utilizzare il contenuto della storia per andare a sviluppare le vostre abilità. Quando parlo, diciamo, di abilità e quindi di skills, parliamo di abilità che sono transferable skills, proprio per quello che vi dicevo prima. Possiamo trasferire queste abilità dall'ambito scolastico invece a un ambito lavorativo o, diciamo, anche il nostro ambito sociale. Andando avanti andiamo a vedere un attimo di che tipo di abilità si parla. Si parla di skills che sono intrapersonal, interpersonal and cognitive. Quindi parliamo di abilità interpersonali, intrapersonali e cognitive. Quindi andiamo a studiare sì la materia, interpretarla e sviluppare queste abilità. Però andiamo un attimo a capire cos'è che andiamo a studiare. Quindi qua troviamo alcune tematiche che svilupperemo nei 4 anni. Come vedete sono delle macro tematiche, perché facciamo uno studio della storia approfondito. Come vedete abbiamo l'America dal 1918 al 41, studiamo lo sviluppo della dittatura in Germania, o per esempio anche il movimento dei diritti civili in America negli anni 50, 60, e anche il ruolo, diciamo, di organizzazioni internazionali come la Società delle Nazioni e le Nazioni Unite. Quest'anno ho introdotto anche all'interno di una mia quarta lo studio invece dei cambiamenti della medicina, proprio per andare a capire i progressi e gli sviluppi che ci sono stati tra il 1848 e il 1948. Però quello che vorrei andare a sottolineare è qual è il nostro obiettivo, quindi our goal. Our goal, il nostro obiettivo è quello di prepararci per un esame, il IGCSE. In particolar modo, IGCSE va a significare International General Certificate for Secondary Education. Cosa va a fare questa certificazione? Va a certificare sì le vostre conoscenze storiche, ma anche le vostre competenze, quello che abbiamo detto all'inizio, le vostre skills. Ovviamente è necessaria questa certificazione se volete andare a studiare in un sistema educativo inglese, è riconosciuto sia all'interno del quadro europeo delle qualifiche livello 3 e può andare a arricchire anche il vostro curriculum. Potete andare a scoprire comunque un po' di più di questa certificazione andando anche sul nostro sito del liceo Gioia .it/igcse.html, e lì praticamente potete andare a trovare anche informazioni sulle nostre attività. Però quello che vorrei fare adesso è lasciare la parola ai miei studenti della quarta linguistico D, e in particolar modo passo la parola a Greta Sebastiani. Buon pomeriggio a tutti, sono Greta e oggi vi parlerò delle attività. Con la nostra prof S di storia in inglese abbiamo iniziato sin dai primi giorni di scuola a lavorare in gruppo per sviluppare le nostre capacità col computer e anche i rapporti sociali tra di noi. Con questa metodologia il carico del lavoro risulta essere più leggero, perché appunto è diviso tra più persone e ci permette un'investigazione storica più approfondita. Noi studenti abbiamo trovato efficiente questa metodologia, soprattutto durante le video lezioni, perché ci hanno fatto sentire più uniti e con uno spirito di iniziativa e collaborazione più forte. Quest'anno, per esempio, abbiamo lavorato in coppia, creando un gruppo e una locandina riguardanti la Società delle Nazioni e in particolare sulle commissioni che si occupavano dei rifugiati di guerra e sul traffico illegale di droga. Adesso passerò la parola alla mia compagna Beatrice Cocconi. Buon pomeriggio a tutti, io sono Beatrice di Quarta Linguistico D e un altro motivo per cui ho scelto l'indirizzo ed Excel è sicuramente per le grandi opportunità in ambito lavorativo e universitario che questo corso offre.
Infatti il conseguimento della certificazione IGCSE a seguito dell'esame permette a noi studenti di essere molto più competitivi in ambito universitario e lavorativo, sia in Italia che all'estero. La certificazione è infatti un titolo internazionale riconosciuto anche da molti datori di lavoro sia in Italia che all'estero e accademicamente valido all'università, in quanto è riconosciuto come equivalente grado per grado a un GCSE britannico. Essendo una certificazione accademica riconosciuta a livello internazionale, fornisce una buona e solida base per ulteriori certificazioni di lingua inglese e un punto molto importante è sicuramente il fatto che la certificazione IGCSE fornisce arricchisce il curriculum vita di noi studenti e che è sicuramente una qualifica molto valida e riconosciuta sia in Italia che all'estero, ma particolarmente rara in Italia e quindi sicuramente un punto a favore degli studenti che riescono a conseguire questo titolo. Passo la parola al mio compagno Mario. Grazie Beatrice, buon pomeriggio a tutti, io sono Mario Russo di Quarta Linguistico D e oggi vorrei parlarvi dell'opportunità unica che offre lo studio di questa materia, ovvero l'opportunità di parlare la lingua costantemente, la materia è tutta ovviamente completamente in lingua inglese e dunque questo ti impone di continuare a parlare la lingua offrendoti la possibilità di migliorare delle particolarità linguistiche che magari lo studio della materia in inglese non ti permette, come ad esempio imparare parole nuove o essere molto più fluenti nel parlare la lingua. Io personalmente l'ho trovato molto utile per il miglioramento delle mie personali capacità linguistiche e ritengo inoltre che sia su più piccola scala quello che può succedere in uno stage linguistico è un'opportunità unica e penso che chiunque debba prenderla in considerazione se vuole imparare bene una qualsiasi lingua. E adesso lascio la parola a Manuel Oldani. Grazie Mario, buongiorno, sono Manuel Oldani di Quarta Linguistico D e vorrei darvi un paio di consigli sul perché scegliere questa materia. Probabilmente il punto più importante è dato dal fatto che questa materia porta a studiare e conseguentemente ad esporre tramite verifiche e interrogazioni materia in lingua, migliora quindi le abilità nello speaking e soprattutto ti permette di avere una grande padronanza della lingua inglese. È importante anche dal punto di vista culturale, dato che comunque porta a studiare eventi e argomenti storici da differenti punti di vista. E un altro punto importante è che essendo una materia nuova che raramente, se non mai, viene effettuata alle scuole medie, aiuta i ragazzi più giovani fin dalla prima superiore ad adattarsi a tutti quei cambiamenti che avverranno durante il corso dei 5 anni di scuole superiori. Io ora ho terminato, vorrei sapere se ci sono domande. Non abbiamo domande, quindi passiamo la parola a una classe di internazionale linguistico. Tedesco, internazionale tedesco. Oh, sei riuscito a sbagliare l'ultimo però. Si sente? Allora, in questo spazio dedicatoci cercheremo di illustrarvi brevemente quello che è la sezione internazionale di tedesco, ricordando però che il tedesco al liceo linguistico viene insegnato anche in altri indirizzi, alle Dexelle e alle Sabach, rispettivamente come seconda e terza lingua. Allora, prima di lasciare la parola ai ragazzi, così vi illustrerò solo le caratteristiche peculiari di questa sezione. Vi rimando però alla nostra homepage per eventuali approfondimenti, per visionare le attività che svolgiamo sia all'interno dell'internazionale, in generale come dipartimento di tedesco. Allora, questa sezione nasce nel 2004 in seguito a un accordo bilaterale tra Germania e Italia e consente l'accesso agli studenti, finito il quinquennio, a tutte le università tedesche, il che agevola i ragazzi, perché i ragazzi non rientrano nel 20% degli studenti stranieri, previsto per gli studenti stranieri, bensì nel contingente tedesco.
In questa sezione, oltre alle tante ore di tedesco, pensiamo sono 5 ore già nel biennio, la Germania nomina un docente che insegnerà le discipline di storia e geografia in tedesco. Storia per i 5 anni, poi anche materia alla maturità, e geografia solo per il biennio. Le linee guida di questa sezione, diciamo, sono le linee guida, le valenze liceali, però in un'ottica più interculturale e in una dimensione direi più europea. Quest'ottica è diciamo, favorita proprio dalla multidisciplinarità come metodologia che si utilizza in questa sezione e dall'interculturalità. Nella sezione infatti non si studia ovviamente solo il tedesco ma anche l'inglese e dal terzo anno il francese come terza lingua. Le competenze linguistiche raggiunte al termine del quinquennio dai ragazzi sono di un ottimo livello e raggiungono infatti un B2 sia in tedesco che in inglese. E questo permette loro, terminato il percorso, spesso parallelamente allo studio universitario, di trovare comunque anche già sistemazioni lavorative sia all'interno della nostra provincia che nelle regioni, in altre regioni, insomma su tutto il territorio nazionale. Quindi diciamo l'approfondimento linguistico è veramente notevole. Allora, la nostra è una scuola PASH e Profilschule. Vuol dire che rientra in quelle scuole sul territorio nazionale che promuovono l'apprendimento della lingua e della cultura tedesca in collaborazione con la CFA, che è la centrale del Ministero dell'Istruzione tedesco, che si occupa appunto delle scuole all'estero. Le collaborazioni sono tante, con tanti enti e istituzioni, riconosciute a livello culturale, non solo linguistico. Facciamo l'esempio del Goethe Institut, dell'ACIT, il Goethe Zentrum qua a Piacenza, DAAD, che è l'istituzione che si occupa dell'orientamento post-diploma in Germania, e con tante scuole in Germania con le quali organizziamo gli stage linguistici, soprattutto nel biennio. Ma di questi approfondimenti ci parleranno Elena e Alice, le studentesse di Quinta BL, che quindi approfondiranno, insomma, dal loro punto di vista quelli che sono stati i 5 anni nella sezione internazionale. Ciao a tutti, siamo Elena e Alice di Quinta Linguistico B e oggi vi voglio parlare del livello linguistico di tedesco che abbiamo acquisito alla fine di tutti i 5 anni. Un fattore molto importante per l'approfondimento del tedesco sono state le gite, che sono state conseguite ogni anno fin dalla prima, tutte programmate. Le gite del biennio si concentrano soprattutto sull'insegnamento della lingua tedesca. Noi siamo stati in prima a Lindenberg, in questo college internazionale, mentre in seconda siamo andati ad Augsburg, in casa famiglia. La gita della terza, invece, di norma viene scelta dagli studenti. Noi abbiamo scelto di andare a York, in Inghilterra, e anche qua abbiamo svolto delle lezioni di inglese. Invece la gita della quarta, che fortunatamente noi abbiamo svolto l'anno scorso a febbraio, siamo andati a Vienna. E qua, grazie in collaborazione con il Ministero di Istruzione austriaco, ci è stata assegnata una guida che ci portava in giro per la città spiegando la storia della città o comunque tutti i beni e monumenti della città. E in quinta invece dovevamo andare a Berlino, ma a causa dell'emergenza non ci siamo riusciti. In aggiunta alle gite, la nostra conoscenza linguistica è stata ampliata anche dalla possibilità di svolgere delle certificazioni di enti esterni. Per esempio, noi quest'anno svolgiamo il C1 in tedesco,
quindi quasi un livello molto alto, quasi da madrelingua. E invece anche alcuni di noi stanno svolgendo le certificazioni IELTS di inglese, perché alcune università richiedono un certo livello per la missione. Ma dell'inglese poi vi parlerà meglio Alice. Buon pomeriggio. Io vorrei porre l'attenzione su il percorso di studio di arte in inglese, che inizia soltanto dal triennio e c'è soltanto nell'indirizzo internazionale tedesco e internazionale francese. Questa materia ci permette di acquisire una padronanza dell'inglese maggiore e con questa materia acquisiamo un lessico specifico che poi sarà utile anche in un mondo del lavoro futuro. Questa materia inoltre c'è oltre all'inglese normale, quindi oltre allo studio della grammatica e della letteratura, studiamo anche arte in inglese. Allora, oltre alle attività appena menzionate dalle ragazze, quindi agli stage, alle attività di stage linguistici e ai viaggi di stampo più culturale, storico, organizzati negli ultimi 2 anni a Vienna e Berlino, la nostra scuola, insomma, ha da anni anche uno scambio nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Lo scambio col Copernic Gymnasium, la scuola, il liceo di Copernico di Freigericht, nei pressi di Francoforte, con il quale appunto organizziamo lo stage lavorativo del quarto anno. Quindi i nostri ragazzi hanno la possibilità di compierlo in Germania e ragazzi tedeschi vengono ospitati da noi invece quando svolgono appunto da noi il loro stage lavorativo. Quest'anno purtroppo, a causa dell'emergenza, questa attività è stata sospesa. Questa ricorda un'attività trasversale agli indirizzi, così come sono trasversali altre proposte di effettuazione degli stage, come per esempio l'esperienza di cui ci racconterà Marlene Borasio della Quinta ed Excel, Quinta DL, che quest'estate, malgrado il Covid, ha avuto comunque il coraggio di partire per Berlino in questa esperienza di stage lavorativo. Marlene, ti lascio. Grazie mille, buon pomeriggio. Sono Marlene Borasio di Quinta Linguistico D e quest'anno ho svolto la mia esperienza di alternanza scuola-lavoro a Berlino. È esperienza interamente organizzata dal Liceo Gioia in collaborazione con Abroad Consulting, che è appunto l'agenzia con sede a Berlino che si occupa di mobilità internazionale di studenti, lavoratori, imprenditori, eccetera. L'organizzazione appunto è stata interamente provveduta dalla scuola e ha incluso ogni cosa, quindi dall'alloggio in famiglia, il vitto, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro vera e propria e la supervisione dei diversi tutor. L'unica cosa a cui abbiamo dovuto provvedere singolarmente è stato insomma il volo di andata e di ritorno. Una volta a Berlino, io e Noemi Piacentini di Quinta Linguistico G abbiamo alloggiato presso una famiglia del posto che appunto ha messo a nostra disposizione un appartamento in cui poterci muovere insomma liberamente e ha provveduto anche a quelli che erano i pasti quotidiani. Inoltre eravamo seguiti da ben 3 tutor, anzitutto la professoressa Malchiodi, che ovviamente si è preoccupata di quella che era l'organizzazione dell'esperienza per quanto riguarda il Liceo Gioia, successivamente il tutor fornito da Broad Consulting e il tutor aziendale, quindi sul posto di lavoro. Il tutor aziendale, nel mio caso, era appunto uno dei dipendenti della libreria in cui ho svolto l'esperienza di alternanza e insomma si è occupato di illustrarmi quelli che erano i miei compiti e le mie attività, che banalmente insomma erano tutto ciò che si può fare all'interno di una libreria, quindi etichettare i prodotti, catalogarli, interagire con la clientela, eccetera.
Per quanto riguarda invece il tutor fornito da Broad Consulting, si è dimostrato da subito molto disponibile insomma, ad aiutarci ad ambientarci nella città e fornirci quella che poi era la tessera per i trasporti che ci avrebbe insomma, permesso di visitare ogni parte della città e inoltre si è occupata anche del nostro inserimento sul posto di lavoro. Al pomeriggio invece eravamo libere insomma, di muoverci e quindi abbiamo potuto visitare le diverse attrazioni che più ci interessassero e devo dire che in totale l'esperienza ci ha portato molto e non solo dal punto di vista lavorativo, perché comunque per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di affacciarci a quello che è il mondo del lavoro, e anche dal punto di vista linguistico, perché appunto abbiamo avuto la possibilità di parlare tedesco non solo sul posto di lavoro ma anche in famiglia, ma anche dal punto di vista formativo proprio personale. Perché appunto è stato necessario acquisire e mettere in campo diverse capacità, diverse abilità, quali ad esempio il sapersene insomma cavare da soli contando sulle proprie forze, l'autonomia, l'indipendenza e la capacità di adattamento anche soprattutto. Sono in conclusione molto contenta di essere partita e consiglio a tutti assolutamente l'esperienza, che mi ha dato comunque l'occasione di maturare e di crescere. Marlene. Bene, ringrazio le ragazze qui presenti per i loro interventi e ora dovremmo avere in diretta collegati con noi Mattia Forzo della Quinta Linguistico B e Ilaria Passerini, che è invece una nostra ex studentessa che attualmente studia a Bressanone. Ecco, altre due esperienze rispettivamente di stage lavorativo in una cornice di studio duale, dual studium, e un'esperienza invece con cui chiudiamo un po' il cerchio e quindi di studio nella realtà altoatesina di Bressanone. Dunque, inizierei, se Mattia è collegato. Eccoli qua, bene, vi vedo tutti e due, Mattia, Ilaria, benissimo. Allora, inizierei con Mattia, così continuiamo il percorso degli stage, delle possibilità di stage lavorativi. Mattia, raccontaci pure la tua esperienza, lasciamo a te la parola. Ecco, non l'abbiamo sentito, quindi. Ecco, Mattia, ci sono problemi di audio, quindi devi attivare l'audio. Non ti sentiamo, dobbiamo provare con Ilaria. Ilaria, sì, provi tu. Ecco, benissimo, ecco, Ilaria, ti sentiamo benissimo. Sì. Allora, Ilaria, lascio a te la parola. Ilaria è stata una nostra ex studentessa appunto della sezione internazionale e sta studiando a Bressanone. Prego. Ilaria, lascio a te la parola. Buon pomeriggio a tutti. Sì, come ha detto la prof, io sono Ilaria, ho 20 anni. Ho frequentato la sezione LAB, l'internazionale tedesco del liceo linguistico a Gioia. E adesso sono al secondo anno del corso di laurea in servizio sociale all'Università di Bolzano. Più nello specifico, questo corso qui è considerato come parte della Facoltà di Scienze della Formazione, che qui ha sede a Bressanone, quindi in una succursale dell'Università di Bolzano, ecco, comunque sempre in Alto Adige. Allora, io dopo i 5 anni a Gioia, che ovviamente erano incentrati nello studio del tedesco, ho scelto di iscrivermi qui in questo corso di laurea proprio in questa università, perché oltre all'interesse personale e la volontà di fare un'esperienza lontana da casa, volevo soprattutto portare avanti le lingue, ma non studiare lingue nello specifico, perché non era tanto quello il mio interesse. Infatti, una delle caratteristiche principali dell'Università di Bolzano è il trilinguismo, ovvero il fatto di studiare in tedesco, in italiano e in inglese. Più nel concreto, questo significa avere un terzo dei corsi in italiano, un terzo dei corsi in inglese e un terzo in tedesco.
Alla fine del percorso di studio è previsto che gli studenti di queste tre lingue abbiano almeno 2 C1 in lingue di queste tre lingue e nella terza almeno in B2. Mentre per essere ammessi servono almeno il C1 nella lingua madre, ma questo è facile da raggiungere perché, scusate, è considerata lingua madre la lingua con cui abbiamo fatto l'esame di maturità, quindi nel mio caso l'italiano. Poi in un'altra lingua serve almeno il B2 e nella terza invece si può anche iniziare da zero. Si può iniziare da zero perché l'università mette a disposizione degli studenti dei corsi di lingua nelle varie lingue per i vari livelli che gli studenti appunto possono frequentare a seconda delle loro esigenze. Alla fine di questi corsi ovviamente ci sono degli esami che vanno sostenuti e se vengono sostenuti con successo appunto all'interno dell'università si ha ad esempio il C1 in tedesco, se ho sostenuto l'esame per il C1 in tedesco. Per quanto riguarda me personalmente, io non ho frequentato questi corsi perché grazie alla preparazione che ho avuto al Liceo Gioia Internazionale Tedesco sono arrivata già con 3 C1 in italiano, inglese e tedesco. Questo perché, come ho detto prima, l'italiano è la mia prima lingua e durante la quinta sono riuscita a sostenere con successo l'esame di certificazione tedesca e Goethe-Zertifikation 1, quindi C1, e l'IELTS appunto che abbiamo già accennato prima, che ho passato sempre con livello C1. Io penso, questa è più una mia opinione personale, che anche se l'università dà la possibilità di partire da zero con la terza lingua, penso sia comunque meglio arrivare almeno con un'infarinatura, il che non significa per forza un C1, va bene anche un livello più basso, ma almeno parlare un pochino la lingua, perché io mi ricordo episodi di miei compagni di corso che i primi tempi hanno fatto molta fatica con le lezioni in tedesco perché loro erano italiane e o non avevano mai studiato la lingua perché avevano fatto altro al liceo, giustamente, oppure l'avevano studiato ma avevano un livello troppo basso. Ecco, quindi tutto questo per dire che è meglio se si arriva un minimo preparati, ecco, anche se l'università comunque ti aiuta molto. Per quanto riguarda invece la mia soluzione abitativa, dato che mi è stato chiesto di parlare anche di questo, allora io da settembre 2019 alloggio in uno studentato qua a Bressanone, dove mi trovo anche adesso, e mi trovo molto bene qui perché ho trovato degli amici, fondamentalmente ci sono degli altri ragazzi qui in studentato con cui mi trovo veramente molto bene. Questo perché ovviamente siamo tutti studenti universitari, abbiamo età molto simili, quindi è anche facile venirsi incontro, capirsi, sostenersi, parlare, ed è molto molto bello. Inoltre penso che un'esperienza lontani da casa aiuti a crescere, a maturare e ad affrontare le piccole e grandi sfide della vita quotidiana. Ecco. Mi insegna anche ad essere indipendente, come stavamo un po' anche dicendo prima, e si assapora una libertà unica che non avrei avuto l'occasione di provare se fossi rimasta a casa. Ecco. Con questo nulla toglie che è bellissimo tornare a casa una volta al mese, vedere la famiglia, gli amici che abbiamo lasciato indietro, passatemi il termine, però penso che questa sia appunto l'età giusta per partire e fare questo genere di esperienze, perché poi potrebbe non essercene più la possibilità, ecco. E niente, in conclusione questa è stata la mia esperienza, prima con il Liceo Gioia nella sezione tedesca e poi adesso con la Libera Università di Bolzano. Grazie per l'attenzione, spero che il mio intervento vi sia stato utile in qualche modo e sono a vostra disposizione per eventuali domande. Benissimo, grazie Lara, credo sia stato molto interessante. Mattia, ci sei? Ci senti? Non riusciamo a sentirti. Ecco, posso in breve, Mattia sta facendo un'esperienza dal nome Sommer im Schloss presso Mosbach. Ok, ci sono. Ecco, adesso sì, okay. Ti sentiamo. Bene, allora Mattia vai avanti, tu racconta sì, è molto la tua esperienza di stage. Io adesso ho il microfono dalla mia diciamo, interfaccia disattivato e funziona. Prima era il contrario, ok. Allora, sì, come stava dicendo la professoressa Leobardi, ho partecipato e sto tuttora partecipando a questo che è Sommer im Schloss, quindi letteralmente un'estate nel castello. Io purtroppo ho partecipato a un'edizione, quella del 2020, che è stata digitale.
In concreto, che cos'è il Sommer im Schloss? In teoria dovrebbe essere un mese in Germania, io l'ho fatto tramite computer, in cui gli studenti che si candidano e hanno successo, quindi che vengono presi, hanno la possibilità di essere presentati a delle aziende tedesche che offrono un posto per lo studio duale. Cos'è in breve lo studio duale? È uno studio all'università, in una Hochschule, in cui si combinano le esperienze di teoria e le esperienze di pratica, quindi lo studio in università, in una facoltà, e l'esperienza diretta in un'azienda. Ovviamente non si lavora, diciamo, come manodopera, ma quello che si fa in azienda è esattamente collegato a ciò che si studia in facoltà. Sommer im Schloss è in concreto un Bewerbsseminar, quindi un mese in cui ti insegnano a candidarti fondamentalmente per queste aziende, quindi ti insegnano come scrivere una lettera di presentazione, un curriculum, come porsi durante un colloquio di lavoro, quindi cosa dire, come dirlo, per quanto tempo parlare, che gesti fare, quali evitare, comunque cose molto importanti, esperienze che io ho fatto e che mi porterò dietro per sempre, quindi mi sono servite ora per la Germania, ma mi potrebbero servire in qualsiasi momento della mia vita. È un seminario a numero chiuso, quindi quest'estate hanno partecipato oltre a me altre 13-14 persone da tutta Europa, e quindi è riservato sicuramente a chi nel corso dei 4 anni, perché si partecipa nell'estate tra la quarta e la quinta superiore, è riuscito a raggiungere un buon livello, e quindi le credenziali, diciamo, per entrare sono sicuramente un buon livello di tedesco, minimo B2, C1, considerando anche che durante questa esperienza si fa un corso di C1 avanzato, quindi serve comunque un livello per partecipare, e servono dei buoni voti a scuola in generale, ma soprattutto nelle materie appunto tedesco, inglese e matematica. Durante questo mese che io ho fatto a distanza ho partecipato, diciamo, a delle visite a delle aziende che si sono presentate a loro volta a noi, diciamo, candidati, per conoscerle, e abbiamo fatto dei laboratori di CAD, abbiamo partecipato a delle iniziative diverse, ci hanno presentato le diverse opzioni che possiamo avere affrontando uno studio duale, come può essere studiare in un altro continente, o diverse comunque opzioni che si danno agli studenti che affrontano questo tipo di studio duale. Le facoltà che offrono con la duale Hochschule sono sicuramente economia, ingegneria, informatica, le Medien, le International Business, economia e ingegneria in un mix. Poi ci sono tutte le diverse, diciamo, Vertiefungen, quindi tutte le diverse specializzazioni, che sono veramente tantissime. Durante l'esperienza sono stato seguito, come tutti i ragazzi, da un coach, il signor Riedel, che ci segue e mi segue tuttora, quindi gentilissimo, e ha guidato tutti noi durante questo percorso. E durante questa esperienza siamo stati anche a contatto, parlo di noi ragazzi che abbiamo partecipato, con gli studenti che partecipano allo studio duale e abbiamo conosciuto anche il loro percorso nella DHBW, che è questa, diciamo, università duale. Come detto, i requisiti per entrare sono dei buoni voti, soprattutto tedesco, inglese, matematica, e fanno però molto comodo anche tutte le attività extra, quindi volontariato, aver già lavorato magari in qualche azienda, aver fatto dei corsi di formazione individuale, no? Poi sarà molto importante anche una volta lì il Selbststudium, no? Cioè lo studio da soli, individuale, no? Per una formazione personale. Ma anche ad esempio chi fa sport ad altissimo livello, chi è un agonista, chi ha vinto qualche competizione importante, fa sempre comodo perché dimostra un social engagement, no? Quindi una partecipazione sociale che è ben vista sia dalle aziende sia da chi poi ci deve scegliere per partecipare a Sommer im Schloss. Per concludere, per chiudere il mio intervento, vi parlo un attimo delle competenze utili che ho imparato, queste competenze, le life skills in generale. Quindi intanto ho fatto un'esperienza in un ambito internazionale, ho imparato a scrivere una lettera di presentazione, un curriculum, so come affrontare dei colloqui grazie a questa esperienza, sicuramente il mio livello di tedesco è aumentato perché il corso è veramente intensivo, sono 60 ore a livello C1 avanzato, e poi c'è la conoscenza di un mondo nuovo, di una nuova realtà. Nel mio caso è stata un po' limitata perché l'abbiamo seguito a distanza, ma lo stacco c'è, devo dire, tra l'Italia e la Germania, anche
anche a distanza. Quindi un mondo nuovo, un sistema nuovo, un mondo universitario che, essendo uno studente del liceo, non conoscevo bene. E poi lo sviluppo di tutte quelle life skills, quindi lo stress management, il time management, la resilienza, il lavoro in gruppo, il team Arbeit in tedesco, no? E poi soprattutto due qualità, due competenze che in Germania chiedono tantissimo, che sono la puntualità proprio al secondo, e la possibilità di essere, diciamo, di parola, di poter essere zuverlässig, cioè di poter contare su di te, quindi un senso di responsabilità. Bene. Mattia, ti ringraziamo tantissimo per questo tuo intervento. Quindi, se non ci sono domande, lascerei la parola alla collega di spagnolo, Margherita Muselli. Buon pomeriggio a tutti, io sono la professoressa Muselli e insieme ad alcune studentesse del corso F vi presenteremo brevemente il nostro corso F, ossia il corso di potenziamento spagnolo. Il corso F è stato fortemente voluto dal Dipartimento di Spagnolo del liceo nell'ottica di poter offrire agli studenti interessati allo studio di questa lingua un piano di studi che potesse permettere il raggiungimento di un alto livello di conoscenze linguistiche, livello B2, livello C1, impiegando insieme ai docenti di lingua anche docenti madrelingua e docenti esperti in madrelingua. Questo alto livello di conoscenze permette ai nostri studenti di affrontare e di superare con profitto gli esami di certificazione linguistica DELE, il diploma de español como lengua extranjera, di cui tra l'altro la scuola è sede d'esame, e l'ottenimento di queste certificazioni permette ai nostri ragazzi di avere innanzitutto un documento riconosciuto a livello internazionale e poi un'agevolazione per entrare all'interno dell'università spagnola. Insieme alle discipline curricolari del liceo linguistico, il corso F prevede un potenziamento di 2 ore di lingua nel biennio e di 2 ore di storia in spagnolo nel triennio, impartita da un docente esperto madrelingua. Lascio ora la parola alle nostre studentesse, come vi dicevo, di quarta linguistico F e di quinta linguistico F, che vi parleranno più del dettaglio non solo del corso, ma anche delle loro esperienze formative. Buonasera a tutti, sono Martina Risi della quarta linguistico F e ora vi illustrerò più nel dettaglio il quadro orario, parlando più precisamente delle ore di spagnolo che affrontano i ragazzi che decidono di iscriversi all'indirizzo linguistico con potenziamento lingua spagnola. Nel biennio sono previste 29 ore settimanali e per quanto riguarda lo spagnolo sono previste 3 ore standard con docente più nel biennio 2 ore di potenziamento di lingua spagnola con docente esperto madrelingua. Mentre nel triennio le ore settimanali sono 32, infatti è previsto un rientro nel pomeriggio e per quanto riguarda la lingua spagnola sono sempre previste 3 ore di lingua con docente più 2 ore di potenziamento della lingua spagnola con docente esperto madrelingua. Però si affronterà la storia in spagnolo. Ora lascio la parola alla mia compagna Asia Salice che vi parlerà dell'importanza di materie come la conversazione spagnola, la letteratura e la storia. Buonasera a tutti, io sono Asia Salice Campolonghi della quarta linguistico F e vi parlerò delle materie riguardanti la nostra sezione. E come ben sappiamo, oltre alle ore di grammatica nel nostro programma formativo, sono comprese anche ore di studio di storia, letteratura e conversazione in spagnolo. Come ben sappiamo, per apprendere in maniera completa una lingua non basta conoscere perfettamente le regole grammaticali e non pensiate che
basti aggiungere una S alla fine di una parola, bensì, essendo una lingua neolatina, la grammatica spagnola, ecco, è abbastanza complicata. E quindi, oltre alla grammatica, quindi abbiamo l'opportunità di avere ore di conversazione nella quale gli studenti hanno la possibilità di interagire con un insegnante madrelingua, grazie al quale si apprendono diversi termini e modi di dire che spesso non appaiono nei libri di testo per diversi motivi, e che ovviamente è anche una grande opportunità per mettere in pratica le proprie abilità. E inoltre è molto importante lo studio della storia presa da un altro punto di vista rispetto a quello a cui siamo abituati. Quindi ovviamente studiando la storia spagnola ci si focalizza su eventi riguardanti questo paese e con l'annessione dello studio della letteratura si riesce così ad avere un quadro più generale, più completo delle diverse epoche storiche. Analizzando le opere dei vari autori si riesce perciò a conoscere il pensiero di coloro che hanno vissuto personalmente queste diverse epoche e gli avvenimenti storici in generale, in modo da studiare dal punto di vista umano che cosa hanno comportato per esempio le diverse guerre o quali erano realmente i problemi di una società. E questo perché ovviamente le opere letterarie sono come dei rapporti dell'epoca. E tutti questi elementi ovviamente sono molto importanti per gli stage all'estero. E, infatti la nostra scuola ne organizza diversi in differenti paesi e questa è una grandissima opportunità per noi ragazzi per poter mettere in pratica ciò che abbiamo studiato e soprattutto per poter vedere di persona ciò che prima magari si era visto semplicemente in un'immagine o in un libro di testo o in un'immagine presa da internet. E a questo riguardo, grazie anche alle mie compagne di Quinta F, vi parleranno quindi dello stage che abbiamo fatto insieme qualche anno fa a Cartagena, una città spagnola. Quindi lascio ora la parola a Nicole Chiappa. Grazie. Buonasera a tutti, sono Nicole Chiappa della Quinta Linguistico F e come ha detto Asia, adesso vi parlerò della nostra gita a Cartagena. Allora, Cartagena è una città del sud della Spagna e noi siamo andati nel periodo di aprile, l'anno scorso, insieme appunto alla Quarta Linguistico F. Questa può essere definita una vacanza studio. Vacanza perché si fanno visite guidate, si vanno nei posti locali, diciamo per esempio in questa foto la mia classe è rappresentata nel Teatro Romano, presente a Cartagena, e vacanza perché comunque ci si diverte molto, abbiamo fatto dei giri in barca, abbiamo mangiato churros, siamo andati in giro per la città, abbiamo fatto shopping, come una vacanza con gli amici normalissima. Studio però perché al mattino, per esempio, si seguono le lezioni a scuola, nelle scuole spagnole, insieme a professori madrelingua. E allora è molto importante il fatto di alloggiare in famiglia ospitanti, perché gli alunni devono sforzarsi in un certo modo a parlare in spagnolo e io penso personalmente che questa sia un'esperienza unica, perché lo sforzarsi sicuramente aiuta i ragazzi a imparare meglio la lingua. Dopodiché ho messo qualche foto, per esempio lì c'è il comune di Cartagena, un palazzo, e in alto a destra siamo rappresentate io e la mia amica mentre stiamo facendo il giro in barca. E qua, in questa foto, c'è il gruppo della mia classe, perché le classi si dividono in gruppi, con la nostra professoressa spagnola, e diciamo che con lei abbiamo avuto un rapporto bellissimo, praticamente di amicizia, ogni tanto ci si sente ancora, sono delle persone fantastiche, molto dolci, che comunque ti aiutano in questa bellissima esperienza. Io personalmente consiglio a tutti, se doveste per esempio scegliere un linguistico,
di tenere in conto appunto queste esperienze che non solo servono per andare a visitare posti, ma comunque per capire sempre più in dettaglio quella che è la Spagna, non solo la lingua, ma appunto anche la sua cultura. Importantissime nel linguistico sono le certificazioni, in questo caso parlerò di quella di spagnolo. Come vedete nelle immagini, i livelli di certificazione vanno dalla 1 fino al C2, il C2 è madrelingua, e il GIOIA ci dà la possibilità di avere una certificazione livello B2 o C1. Io che sono in quinta volevo passare l'esperienza della mia classe, perché molti di noi affronteranno una certificazione C1 e qualcuno una certificazione B2, e questo per farvi capire quanto il GIOIA possa veramente farvi arrivare a un bel livello di spagnolo. Noi ci sentiamo anche abbastanza preparati per poter affrontare questo esame, e oltre alle lezioni comunque comuni, il GIOIA offre dei corsi preparatori per affrontare questo esame. Allora, queste certificazioni sono molto importanti, innanzitutto perché è una bellissima esperienza, secondo me è una soddisfazione personale enorme, e soprattutto agevolano per esempio l'accesso alle università. Quelle spagnole per esempio richiedono un livello B2, mentre alcune università sul territorio italiano, dove vi è la presenza della lingua spagnola, richiedono anche loro un livello B2 o C1, dipende dall'università, così come il lavoro. Inoltre le certificazioni danno dei crediti formativi per l'accesso all'esame di Stato, quello di quinta superiore, che serve per entrare con un voto più alto. E ora passerò la parola alla mia compagna di classe di quinta linguistico F, Beatrice, che ci racconterà della sua esperienza passata in Honduras con l'anno all'estero. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, io sono Beatrice Marenghi della Quinta Linguistico F e oggi sono qui per parlarvi di un'esperienza personale, un'esperienza che è chiaramente facoltativa, magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, del famoso quarto anno all'estero. Io ho svolto il mio quarto anno in Honduras, che è un piccolo paese dell'America Centrale. Come sappiamo, lo spagnolo non viene parlato solo in Spagna, ma bensì nella maggior parte dei paesi centro e sudamericani. Questa esperienza mi ha permesso di migliorare tantissimo il mio spagnolo. Chiaramente ho vissuto per un anno in una famiglia ospitante e ho studiato in una scuola bilingue. A prescindere dalla decisione appunto di partire, io penso che scegliere un liceo linguistico significa scegliere di diventare cittadini del mondo, scegliere di conoscere altre culture, perché quando si decide di studiare una lingua bisogna entrare nella mentalità delle persone che parlano questa lingua, di studiare le loro tradizioni, ed è veramente bello quanto questo possa aiutarti in una crescita personale, soprattutto perché al giorno d'oggi le lingue sono uno strumento fondamentale che ti permette di andare un po' ovunque e soprattutto di conoscere tante persone. Quindi consiglio tantissimo il liceo linguistico, perché davvero ti aiuta ad aprire la mente e appunto a conoscere tante persone da diverse parti del mondo. E adesso io lascio la parola alla professoressa Trevisan, che ci parlerà un po' di questo nuovo indirizzo che c'è solamente da qualche anno, l'indirizzo quadriennale, con la presentazione della lingua cinese. Noi siamo qua, io e la studentessa Isabella, per presentare a tutti voi il liceo linguistico quadriennale. Dunque, il liceo linguistico quadriennale è arrivato già al terzo anno di sperimentazione ed è nato proprio nell'ambito del lancio della sperimentazione quadriennale in tutta Italia da parte del MIUR. Diciamo che nasce il liceo linguistico quadriennale anche nell'ambito dell'innovazione didattica e soprattutto nell'innovazione metodologica, tra cui appunto la classe capovolta, Flip Classroom, New Media, Class App, e il percorso linguistico quadriennale sicuramente si presta a soddisfare le richieste di innovazione didattica legate anche alla didattica per competenze e alla didattica laboratoriale. Ma adesso andiamo a vedere che cosa intendiamo per didattica per competenze.
competenze. Sicuramente l'idea è quella di offrire allo studente dei contenuti disciplinari riorganizzati in chiave interdisciplinare, cioè significa più materie svolte in compresenza, attraverso soprattutto un focus sulla contemporaneità. Non a caso diciamo che la scelta della combinazione linguistica inglese, spagnolo e cinese nasce proprio dall'idea di offrire allo studente lo studio delle tre lingue più parlate al mondo in questo momento. Invece per quanto riguarda la didattica laboratoriale, diciamo l'idea di introdurla al liceo quadriennale nasce soprattutto dall'esigenza di favorire un ambiente inclusivo anche per gli studenti che diciamo alunni che hanno bisogni educativi speciali, e l'idea è anche quella di favorire un atteggiamento attivo dei nostri ragazzi durante la lezione. Dunque, per quanto riguarda i quadri orari, possiamo dire che il percorso quadriennale garantisce la presenza di tutte le discipline previste per il liceo quinquennale. E ecco, questa è una cosa importante da dire, l'esame di maturità è assolutamente identico, quindi viene svolto dopo 4 anni ed è assolutamente identico all'esame di maturità degli altri licei linguistici quinquennali. Il monte ore, quindi, e la presenza di tutti gli insegnamenti sono appunto come quelli del liceo linguistico ordinamentale, ma introducono, attraverso il liceo quadriennale abbiamo introdotto anche insegnamenti capaci di innovare il curriculum scolastico dello studente, soprattutto anche diciamo innovare il suo profilo in uscita. Ecco, dovendo garantire un carico settimanale orario diciamo anche sostenibile per i ragazzi, il progetto prevede l'avvio dell'anno scolastico in anticipo. Quindi i ragazzi del liceo linguistico quadriennale inizieranno l'anno scolastico nel primo biennio, nella prima settimana di settembre, e nel secondo biennio, quindi in terza e in quarta, inizieranno nella seconda settimana di settembre. Cosa succede in queste 2 settimane? I ragazzi diciamo svolgono, appunto, proprio per tornare alla didattica laboratoriale, dei laboratori di informatica nel primo biennio insieme a uscite didattiche di, legate appunto allo studio dell'educazione motoria. Invece nel secondo biennio, quindi in terza e in quarta, diciamo questo avvio anticipato dell'anno scolastico vede la compresenza di insegnamenti di area scientifica e lo studio di contenuti legati alle problematiche energetiche e ambientali. Ecco, oltre all'avvio anticipato dell'anno scolastico, è importante sottolineare questa peculiarità del liceo linguistico quadriennale attraverso appunto l'attivazione di 2 laboratori pomeridiani settimanali, quindi per tutti e 4 gli anni i ragazzi hanno un rientro hanno un doppio rientro pomeridiano, e questi laboratori durano 2 ore ciascuno. Il primo laboratorio è focalizzato sui linguaggi, mentre il secondo laboratorio è focalizzato sulle scienze sociali, e entrambe sono tenuti da docenti da 2 docenti di materie diverse in compresenza. Ecco, i laboratori dei linguaggi e delle scienze sociali vengono sostituiti nell'ultima parte dell'anno, quindi nei mesi di aprile e maggio, dai cosiddetti laboratori opzionali. Cosa sono i laboratori opzionali? Sono percorsi transdisciplinari, quindi che vedono la compresenza sia di docenti ma anche di contenuti di diverse discipline, integrati a scelta tra un ventaglio di proposte. Diciamo che questa tipologia di laboratorio offre agli studenti la possibilità di costruire in 4 anni un percorso anche magari orientativo verso l'università e personalizzato sulle competenze, potendo scegliere annualmente all'interno di un'offerta che spazia diciamo in vari ambiti, tra cui la comunicazione, per esempio, il marketing, la sociologia, il diritto, l'economia.
Ecco, è importante sottolineare la metodologia utilizzata, ne ho accennato poco fa. La didattica per competenze e la didattica laboratoriale vengono sicuramente attuate molto meglio attraverso metodologie innovative, tra i quali la flipped classroom, e adesso potete vedere nello sfondo quelli che sono i podcast che i ragazzi ricevono dagli insegnanti, non solo delle lingue straniere ma di tutte le materie settimanalmente, ma anche il lavoro cooperativo, il cooperative learning, oppure la peer education, che è comunque un'altra metodologia di lavoro cooperativo. Qual è il ruolo dell'insegnante? Ecco, il ruolo dell'insegnante è quello di guidare i ragazzi alla scoperta dei contenuti, ovviamente senza sostituirsi a loro, ma lavorando come facilitatore, come colui che guida alla ricerca della conoscenza e quindi anche delle informazioni e dei contenuti. Sicuramente le risorse tecnologiche di cui dispone il Liceo Gioia permette agli studenti di sfruttare al meglio queste opportunità, e ovviamente siamo molto innovativi dal punto di vista tecnologico e digitale, e quindi supporta bene questa tipologia di didattica. Per quanto riguarda la valutazione, possiamo dire che è primariamente formativa e avviene in modo continuativo. Questo cosa significa? Che l'insegnante cerca di osservare il lavoro, l'impegno e l'intraprendenza dello studente durante le lezioni curricolari, ma anche attraverso i laboratori, ovviamente, attraverso delle esercitazioni e interrogazioni che possono anche essere valutate non con un voto numerico, ma magari anche con un giudizio. Le verifiche sommative, invece, che sono quelle appunto disciplinari e soprattutto sono in forma scritta, di solito sono accorpate in tre momenti dell'anno. Le chiamiamo appunto verifiche trimestrali e sono calendarizzate a inizio anno dal consiglio di classe, quindi i ragazzi sin dall'inizio dell'anno sanno quando avranno le verifiche scritte di tutte le materie. Ecco, ogni momento dedicato alla somministrazione della verifica ha una durata di 15 giorni. Questo cosa significa? Che nei 15 giorni delle verifiche scritte la normale attività didattica, e per normale attività didattica si intendono appunto le spiegazioni di nuovi argomenti, oppure l'assegnazione dei compiti o anche per esempio le normali interrogazioni, vengono sospese. Sono invece poi previste delle prove di recupero nei 15 giorni successivi a questa tornata di verifiche, formalizzate, e il voto della prova, di recupero annulla, se positivo, il voto negativo. Io adesso vorrei farvi vedere due video. Il primo video, che mostra un progetto svolto dai nostri ragazzi del liceo linguistico quadriennale nell'ambito di un laboratorio opzionale, laboratorio di sociologia. Vedrete solo un breve spezzone, però fatto molto bene. Il secondo video invece vi mostra il summer camp, cioè quel laboratorio di cui vi ho accennato prima di scienze motorie, e che è stato svolto dai nostri ragazzi nel 2019 in Trentino. Il summer camp del 2019 in Trentino ha previsto per i nostri ragazzi delle attività di rafting, arrampicata, mountain bike, ovviamente oltre a un intenso lavoro di socializzazione tra di loro. Ecco, possiamo cortesemente mandare in onda i video. Tra diverse culture. Durante queste lezioni pomeridiane, infatti, abbiamo analizzato un aspetto insolito della civiltà orientale e occidentale, il consumatore e le sue abitudini. Grazie all'uso della sociologia, materia introdottaci dalla professoressa Vignola e Trevisan, siamo riusciti a catturare i modi di acquisti nei negozi e sulle piattaforme online delle diverse fasce d'età, cinesi e italiane. Nella prima fase del lavoro abbiamo stilato, con l'aiuto della professoressa Vignola, un questionario che noi stessi abbiamo proposto ai consumatori piacentini, al fine di indagare i loro metodi di acquisto. Ci siamo recati infatti tra i negozi di beni secondari della città, somministrando ad alcuni dei loro clienti di diversi sessi e fasce d'età. Successivamente abbiamo riproposto, integrandolo con qualche domanda, lo stesso questionario a delle nostre compagne di istituto di origine cinese. È stato interessante notare come l'acquirente cinese si muova principalmente sul web per ogni tipo di acquisto, a differenza di quello italiano che continua a prediligere negozi tradizionali.
Dalle interviste alle nostre coetanee è emerso anche il motivo per il quale lo shopping online sia così diffuso in Oriente. Lì, infatti, i servizi sul web sono sviluppati in ogni ambito. Ci siamo focalizzati sull'app WeChat, che viene utilizzata in Cina per svolgere diverse funzioni. Questa, infatti, racchiude i social, siti di incontro, portali di messaggistica, mercati, possibilità di pagamento e banche online. Tutti in un unico spazio, tutti nel tuo cellulare. Con questo breve montaggio video vi mostreremo le interviste fatte alle nostre compagne cinesi. Sei nata in Cina o in Italia? A quale età sei arrivata qui? Sono nata in Italia. In Italia. Sono nata in Italia. Hai più amici in Italia o in Cina? Ho più amici italiani. Ogni quanto... Buongiorno a tutti, io sono Isabella e frequento il secondo anno del liceo linguistico quadriennale al liceo Gioia. Ho fatto questa scelta ormai 2 anni fa e non me ne sono mai pentita. Ho fatto questa scelta principalmente per 2 motivi. Innanzitutto il fatto che duri 4 anni mi ha sempre interessata e incuriosita, perché comunque non è una cosa da poco poter terminare un anno prima rispetto ai propri coetanei e quindi poter iniziare l'università come comunque qualsiasi cosa si voglia fare dopo il liceo, appunto un anno prima. Inoltre ho scelto questo indirizzo per la lingua del cinese. Oltre al cinese appunto studiamo l'inglese e lo spagnolo, ma io le avevo già studiate alle scuole medie, ma comunque in caso qualcuno non abbia mai studiato lo spagnolo non è assolutamente un problema, perché si parte dalle basi. Per quanto riguarda il cinese, io non l'avevo assolutamente mai studiato e non avevo alcuna idea di come fosse come lingua, quindi inizialmente può sembrare un pochino difficile perché è comunque molto diversa dalle lingue, dall'italiano, comunque dalle lingue che si parlano in Europa, ma col tempo diventa molto interessante, soprattutto perché comunque durante le lezioni non studiamo solamente la lingua in sé, ma studiamo anche la civiltà e la società cinese. E quindi attualmente, personalmente, mi piace molto studiarla e nulla. Inoltre, per quanto riguarda i metodi utilizzati, io mi trovo molto bene, facciamo appunto molti lavori di gruppo, ma è molto bello anche poter confrontarsi fra compagni e lavorare e studiare insieme. Per quanto riguarda anche i podcast, è molto interessante e soprattutto io mi trovo bene perché poter studiare comunque a casa, ascoltare la lezione in tranquillità e poi parlarne in classe, lo trovo anche molto proficuo. Per quanto riguarda le verifiche, appunto noi facciamo 2 settimane nel trimestre e poi 2 e 2 nel pentamestre di verifiche, quindi tutte raggruppate, e nel restante periodo di tempo dell'anno facciamo delle prove che vengono valutate con i GISBO, che sono delle annotazioni comunque per le prove intermedie. E io la trovo un'ottima cosa perché è un po' impegnativo, ma comunque riuscendo a organizzarsi e riuscendo a studiare prima delle verifiche si riescono a fare con molta tranquillità. Per quanto riguarda i pomeriggi è un pochino, diciamo, pesante, ma non troppo, perché comunque può sembrare che togliendo tempo al pomeriggio, perché appunto 2 volte a settimana terminiamo alle 4, se qualcuno poi non abita in città
torna a casa più tardi e dovendo anche studiare diventa un pochino pesante, però sempre riuscendosi a organizzare si riesce a fare tutto. Quindi personalmente mi sento di consigliare questo indirizzo a chi come me piace studiare le lingue e è attratto, diciamo, dal cinese, che sicuramente sarà una lingua molto importante per il futuro e molto diversa dal solito. Grazie Isabella, e quindi a questo punto, visto che ha parlato della lingua cinese, essendo io appunto la docente di lingua cinese, mi piacerebbe dirvi due cose sullo studio del cinese. Ecco, sicuramente l'introduzione della lingua cinese nelle scuole superiori è un fatto abbastanza recente, solo da una decina d'anni le scuole superiori italiane hanno introdotto l'insegnamento del cinese. Il liceo Gioia è stato al passo con i tempi ed è importante, a mio parere, se uno studente vuole intraprendere lo studio di una lingua sempre più importante nel panorama globale, anche nel mondo del lavoro, direi che è importante prendere al volo l'occasione di poterla studiare a partire dall'età di 14 anni, perché ai miei tempi, e appunto fino a pochissimi anni fa, la lingua cinese si poteva studiare solo a partire dal periodo universitario, quindi all'età di 19 anni. È ovvio che, come tutti potete immaginare, prima avviene l'apprendimento di una lingua e più facile è appunto apprenderla e impararla. Il cinese non è una lingua così difficile e impossibile come tutti pensano, anzi dal punto di vista grammaticale è anche una lingua particolarmente facile. L'obiettivo dell'insegnamento del cinese al liceo quadriennale del Gioia è quello di far arrivare i ragazzi al diploma con un bagaglio di circa 1000 caratteri cinesi. Questo significa dar loro la possibilità sicuramente di riuscire anche a parlare, intraprendere dei discorsi, ma soprattutto di intraprendere poi uno studio più approfondito della lingua cinese qualora volessero continuare anche durante il periodo universitario. La Cina, tutti ormai lo sapete, è sempre più importante nel panorama mondiale a livello economico, quindi dal punto di vista del curriculum dello studente in uscita, presentarsi con lo studio di 4 anni del cinese sicuramente può dare grandi vantaggi. Può dare grandi vantaggi non solo se si decide di continuare lo studio del cinese, ma anche nel caso si decidesse di buttarsi nel mondo del lavoro, e non solo lavoro in ambito commerciale, ma perché no anche lavoro in ambito sociale. Sappiamo che la comunità cinese è la quarta per numero di immigrati in Italia e quindi ovviamente il cinese è una lingua molto richiesta, per esempio nei tribunali, negli ospedali, ma anche nelle scuole e nell'ambito della mediazione linguistico-culturale. Quindi mi auguro che ci siano molte persone che vogliano intraprendere questo curriculum scolastico. Adesso lascio la parola alla professoressa Barbara Gobbi, che ci parlerà delle certificazioni linguistiche. Arrivederci a tutti. Bene, ora per completare il quadro d'insieme della presentazione del liceo linguistico passeremo in rassegna alcune attività didattiche particolarmente significative e formative per quel che riguarda i nostri ragazzi. Tra queste rientrano sicuramente le certificazioni linguistiche internazionali, le attività teatrali fatte in lingua e i moduli CLIL, quindi questi moduli di lezione impartiti secondo la metodologia CLIL, che prevede la codocenza della lingua straniera e di una disciplina non linguistica. Adesso, per entrare nel discorso delle certificazioni linguistiche, vi segnalo che la nostra scuola organizza in orario pomeridiano e nel triennio dei corsi preparatori agli esami di certificazione linguistica, quindi dei corsi che vogliono far familiarizzare i nostri studenti con le varie tipologie di prove che costituiscono poi
gli esami delle certificazioni. Perché riteniamo che ottenere le certificazioni linguistiche sia così importante? Prima di tutto hanno una valenza internazionale, sono riconosciute secondo un quadro comune di riferimento a livello europeo. Agevolano quindi l'ingresso anche nelle facoltà estere, nelle facoltà europee, oltre a dare credito nelle università italiane. Inoltre arricchiscono quello che è il curriculum da presentare nel mondo del lavoro. A proposito di certificazioni, all'interno della nostra scuola organizziamo dei corsi per tutte le lingue che vi si insegnano. In particolare per quel che riguarda la lingua spagnola siamo sede d'esame di certificazione. Questo vuol dire che non solo i nostri studenti possono svolgere al nostro interno gli esami direttamente qui a scuola, ma anche altri studenti del territorio piacentino, ma anche delle province limitrofe come Lodi e Cremona, vengono a svolgere gli esami direttamente qui da noi. E questo grazie al riconoscimento che abbiamo ottenuto dal Centro Cervantes nel 2015, che ci ha riconosciuto come sede di certificazione. L'Istituto Cervantes è l'ente preposto del Ministero dell'Istruzione Spagnola per diffondere la lingua e la cultura spagnola nel mondo. A questo proposito passo ora la parola a due ex studentesse, Chiara e Valentina, che vi racconteranno quello che è stata la loro esperienza all'università grazie anche alle certificazioni che hanno ottenuto quando erano studentesse del Gioia. Grazie. Allora, salve, io sono Chiara Buschi, appunto sono una studentessa, un'ex studentessa del Gioia e ho fatto appunto liceo linguistico. In quarta superiore ho avuto appunto la possibilità di conseguire la certificazione linguistica, nel mio caso in lingua spagnola, grazie appunto ai laboratori che venivano offerti al pomeriggio, aperti appunto a tutti gli studenti, e devo dire che il conseguimento di questa certificazione linguistica ha inciso molto sulla mia carriera universitaria. Io ho continuato gli studi linguistici, sono laureata appunto in lingue e culture europee, e poter presentare una certificazione appunto in ambiente universitario mi ha veramente aiutato, possiamo dire tra virgolette, nel senso che ovviamente una certificazione linguistica presuppone un riconoscimento di crediti formativi universitari, che ovviamente poi nel corso di studi di tre anni incidono in maniera insomma notevole. Infatti ho potuto anche evitare di sostenere alcuni esami di lingua, pur ovviamente frequentando le lezioni, permettendo ovviamente di organizzare poi la mia carriera universitaria in modo più autonomo, più libero, e quindi consiglio a tutti insomma di cercare di conseguire queste certificazioni linguistiche in inglese, spagnolo, tedesco, insomma c'è un'ampia offerta. E ora cedo la parola a una mia ex compagna, Valentina. Ciao a tutti, io sono Valentina e il mio percorso di studi coincide con quello di Chiara, perché eravamo compagne alle superiori qui al Gioia e anche all'università al triennio. E al momento, la prossima settimana, anch'io mi laureo in lingue e culture europee, ho già iniziato la magistrale sempre nell'ambito linguistico e come per Chiara, avendo conseguito la certificazione, in questo caso in spagnolo, diciamo che le possibilità che ho e che abbiamo avuto sono state molteplici, perché non solo abbiamo avuto la possibilità di comunque avere degli esami di lingua già riconosciuti, ma inoltre, non so, per attività come il tirocinio, che si ha in un'azienda italiana, che sia all'estero, oppure attività come Erasmus che si fanno all'università, indubbiamente il fatto di avere una certificazione anche di alti livelli, come può essere il B2 oppure nel nostro caso il C1, sicuramente ci ha permesso non solo di evitare test interni all'università per entrare nelle graduatorie, ma anche di avere dei punteggi più alti, quindi delle possibilità di andare nelle mete desiderate. E indubbiamente un altro aspetto da non sottovalutare è stato il fatto che comunque fosse una soddisfazione personale non indifferente. Sicuramente richiede tempo e impegno, però poi ne vale veramente la pena, ecco. Ora passiamo la parola alle attività teatrali.
Buonasera, sono la professoressa Angela Portesi e sono un'insegnante di scienze motorie del liceo Gioia. Sono qui per presentarvi una delle esperienze extracurricolari legata allo studio delle lingue, il Festival del Teatro delle Lingue del liceo Gioia. Sei anni fa i dipartimenti delle quattro lingue che vengono studiate nella nostra scuola hanno pensato di realizzare una rappresentazione teatrale che coinvolgesse appunto le quattro materie di riferimento che sono tedesco, spagnolo, inglese e francese. Lo spunto è nato dal desiderio di realizzare qualcosa di significativo in occasione della giornata della memoria. Dopo la visione di un cortometraggio che aveva per tema la deportazione degli ebrei, il cui titolo era Il paese dei balocchi, ogni dipartimento ha realizzato, partendo quindi da una traccia precisa e uguale per tutti, la propria personale interpretazione, in un tempo limite che è stato fissato per ciascuno in 15 minuti. Questa esperienza è diventata una tappa costante nel tempo e sono cambiati i soggetti e le modalità degli spunti da cui partire. E quindi negli anni successivi abbiamo avuto la rappresentazione di due fiabe, Cenerentola e Aladdin, il tema del viaggio, i grandi classici e il Macbeth di Shakespeare. Crediamo fortemente nella valenza formativa e didattica del linguaggio teatrale per l'apprendimento delle lingue e per la capacità di cogliere le specificità culturali. È un'esperienza che nasce dalla vocazione artistica e creativa degli insegnanti coinvolti, ma che si avvale della potenza creativa ed espressiva degli studenti. In queste esperienze sono state coinvolte classi intere e ogni studente ha potuto partecipare e dare il suo apporto secondo la sua sensibilità, anche perché il coinvolgimento è ad ampio raggio. Si lavora sul testo, si lavora sul corpo, si lavora nello spazio, si crea la sceneggiatura, si fa l'allestimento della scenografia, si scelgono le luci e infine ci si occupa anche della regia. Quindi questo è diciamo un aspetto che coinvolge totalmente le classi coinvolte. Bisogna anche dire che per uno studente, non solo per gli studenti, ma stare su un palco recitando in una lingua che non è la propria è veramente difficile, e quindi nel corso degli anni abbiamo visto veramente i ragazzi dare l'anima proprio per esprimersi nelle varie lingue. Un altro spazio di creatività per gli studenti del linguistico è la Festa dell'Europa, che è una giornata dedicata a presentare agli altri studenti e alla cittadinanza le varie attività culturali e di approfondimento legate alle lingue e ai vari paesi di riferimento. Adesso io passo la parola alla professoressa Lorel Carini, che ci spiegherà quello che siamo riusciti, anzi che è riuscita a realizzare in questo anno particolare che non ci ha permesso ovviamente di portare avanti l'attività in presenza, ma la professoressa ha voluto comunque ed è riuscita a portare avanti questa esperienza in una modalità diversa che adesso ci presenterà. Grazie Angela. E quindi quest'anno purtroppo con la pandemia non è stato possibile realizzare quello che di solito, come diceva la collega, realizziamo per il teatro. Quindi ci siamo affidati alla piattaforma. Con una piattaforma siamo riusciti a fare un piccolo spettacolo, tra virgolette, e a realizzare il giro del mondo in 80 giorni. Un paradosso perché eravamo su una piattaforma.
un'esperienza anche questa molto importante per i ragazzi, perché è sempre in lingua, certamente, utilizzando quando si poteva le regole del teatro, anche se non eravamo in scena. Grazie. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous proposer pour la Journée européenne du patrimoine une lecture résumée du voyage de Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. C'est la terza LEA du lycée Gioia de Piacenza qui va vous faire ce petit résumé. Merci. Le 2 octobre 1872, dans sa maison de Savile Row, à Londres, Phileas Fogg attendait son nouveau domestique. Il avait en effet licencié son ancien majordome. Coupable de lui avoir apporté des leux pour sa barbe à 25 degrés au lieu de 28 degrés. Phileas Fogg était un personnage très excentrique. Ce jour-là, donc, Phileas Fogg attendait avec sa femme habituelle son nouveau domestique. Vous êtes français ? Oui, et je m'appelle Jean Passepartout. Je voudrais travailler à votre service, car on dit que vous êtes l'homme le plus sédentaire du Royaume-Uni. J'ai besoin d'une vie tranquille. Bien, vous avez l'heure ? 11h22. Vous retardez de 4 minutes. Il est 11h29 et vous êtes maintenant à mon service. Ceci dit, Phileas Fogg prend son chapeau, sort de chez lui et se dirige vers le Reform Club. Dans le club, un homme dit « Ah, la terre est si vaste !» Elle l'était. Aujourd'hui, pour faire le tour du monde, il suffit de 4 bons jours. Impossible, vous plaisantez. Pas du tout. Je vous parie 20 000 livres que je peux le faire. Eh bien, nous acceptons. Quand débute ce pari? Ce soir même, aujourd'hui, mercredi 2 octobre. Je serai de retour, ici dans ce salon, le samedi 21 décembre, à 20h45. Il rentre immédiatement chez lui. Prépare-moi un sac, on va partir. Oh non, pourquoi? Pour faire le tour du monde. Tiens, 20 000 livres pour les frais de voyage. Moi qui voulais être tranquille. On va faire le tour du monde. Oh là là! Ils traversèrent la Manche. Parcourent la France. Arrive à Bombay. On aura beaucoup d'aventures. On ira à Hong Kong. San Francisco. New York. Liverpool. Et enfin à Londres. Et juste au moment où il va sonner 20h45, on entre au Reform Club en vainqueur. Voilà le résumé très concentré d'un chef-d'œuvre que l'on vous conseille de lire. Bene, speriamo di aver suscitato il vostro interesse e la vostra curiosità. Vi aspettiamo per le edizioni future che speriamo si possano realizzare nel più breve tempo possibile. E cediamo poi la nostra parola alle colleghe che presenteranno l'esperienza del CLIL, le professoresse Muselli e Magistrali. Buonasera a tutti e grazie. Buon pomeriggio di nuovo. Vediamo ora più nel dettaglio che cosa si intende con insegnamento CLIL. Il CLIL significa Content and Language Integrated Learning ed è un approccio metodologico, quindi una metodologia rivolta all'apprendimento integrato di competenze linguistiche comunicative con discipline non linguistiche. Per i licei linguistici l'insegnamento della disciplina non linguistica in lingua straniera è previsto già a partire dal terzo anno, con l'insegnamento di una disciplina, mentre per il quarto e il quinto anno si prevede l'insegnamento di due discipline non linguistiche in lingua straniera. Questo avviene utilizzando la metodologia della codocenza, quindi il docente di disciplina non linguistica insieme a esperti, docenti madrelingua e docenti di lingua.
Un elemento molto importante è il seguente, cioè non dobbiamo pensare al CLIL come la semplice azione di traduzione di termini da una lingua all'altra. In realtà il CLIL è molto di più. Il CLIL infatti ci permette di utilizzare la lingua 2 in un ambito cognitivo diverso e permette ai ragazzi di utilizzare immediatamente le loro competenze linguistiche, quindi utilizzare subito la lingua, e questo ha un carattere estremamente motivante per gli studenti. Questa motivazione e questo interesse che i ragazzi rivolgono verso l'insegnamento CLIL fa sì che anche i prodotti in uscita al termine dei moduli che vengono impartiti siano di particolare interesse, e in modo particolare in questi ultimi mesi di scuola, sia lo scorso anno scolastico con la didattica a distanza che quest'anno con la didattica digitale integrata, abbiamo potuto vedere come la metodologia CLIL si inserisca molto bene anche nell'utilizzo delle nuove tecnologie, e infatti moltissimi ragazzi si sono industriati per utilizzare ad esempio dei programmi di videomaking o per realizzare dei brevi video dove potevano integrare le competenze acquisite durante i moduli CLIL con le loro competenze linguistiche. A questo proposito vi presentiamo alcuni brevissimi esempi di lavori svolti durante questo anno scolastico, durante lo scorso anno scolastico, in alcuni moduli CLIL con storia dell'arte svolti in spagnolo, in inglese e in tedesco. Buonasera e benvenuti al museo. Vi invito ad entrare subito perché c'è un evento straordinario. Oggi verranno esposti e confrontati i due quadri più importanti del barocco spagnolo, San Tommaso d'Aquino confortato dagli angeli di Velázquez e l'apoteosi di San Tommaso d'Aquino di Zurbarán. Veloci, veloci, entrate! Vi stanno aspettando! Hallo allerseits. Heute werde ich über die Kathedrale Notre Dame sprechen. Der Name der Kathedrale bedeutet unsere Dame. Die Kathedrale wurde der Jungfrau Maria geweiht und es gilt als eines der größten Beispiele der französischen. The architecture included unique structures, pointed arcs, ribbed vaults and flying buttresses. The cathedral is roughly 128 meters in length and 12 meters wide in the nave. Its cruciform plan, elevated nave, transparent and towered, were borrowed from 11th century Romanesque architecture, but its pointed arcs and rib vaulting were strictly Gothic. Indeed, it was one of the first Gothic cathedrals to have arched exterior supports known as flank buttresses. These were not incorporated into the initial structure of the building, but were included when stress fractures began to appear in the thin upper walls as they cracked under the weight of the vault. In addition, pero no hay un espejo por aquí. Pero hola chicos, no os había reconocido. Bienvenidos en Florencia. Hoy vamos a dar una vuelta por la Florencia de los 400 años y en particular vamos a visitar un edificio muy importante. Pero no estamos en el año correcto, ¿verdad? Seguidme.
Hola chicos, hoy vamos a hablar un poco de Palacio Rucellai de León Batista Alberti. Palacio Rucellai fue diseñado en 1447 por León Batista Alberti. Él había definido la tipología del edificio residencial urbano en su tratado de reedificatoria en 1452 y es conocido como la figura del artista intelectual e innovador. Buongiorno a tutti, io sono Mattia Gandolfi. Io sono Giulia Sartori. Io sono Sveva. E io sono Francesca Fulgoni. Oggi andremo ad analizzare e confrontare questi due grandi dipinti che sono la Crocifissione del Greco e la Crocifissione di Francisco de Zurbarán. Iniziamo dunque con una breve biografia del primo pittore. Il Greco, il cui vero nome è Dominikos Theotokopoulos, nasce a Candia, sull'isola di Creta nel 1541 e vi rimarrà fino al 1560 quando, dopo la sua giovanile formazione bizantina, si recherà a Venezia. In questa città trova lavoro nella bottega di Tiziano Vecellio, di cui diverrà discepolo e le cui opere, insieme a quelle dei manieristi veneti come Tintoretto, avranno molti influssi su di lui. Dopo aver visitato alcune città del nord Italia, il Greco si trasferisce a Roma come ospite del cardinale Alessandro Farnese, che aveva trasformato Palazzo Farnese in un importante centro per intellettuali e artisti. A Roma il Greco avrà modo di ammirare le opere di Michelangelo, che critica pesantemente, e diverrà appunto discepolo di Tiziano. A causa del suo carattere difficile e di alcune discussioni con la Santa Inquisizione, il Greco polemizza spesso con l'ambiente artistico romano, tanto che nel 1577 decide di lasciare la città per trasferirsi definitivamente a Toledo in Spagna. Poco più che trentenne, il Greco è ormai nel pieno della sua produttività artistica, confermandosi in una pittura personalissima. Il suo stile pittorico diventa espressionistico nella disarmonia dei colori che utilizza, in immagini trasfigurate con corpi allungati, nelle luci violacee ed abbaglianti e negli spazi distorti senza alcuna regola prospettica. Si può dire che il Greco risenta di influssi bizantini, in particolare nell'uso del colore e nel carattere drammaticamente austero dei personaggi, i quali sono avvolti da un'aura di misticismo. Dopo aver condotto una vita lussuosa, il Greco morirà a Toledo nel 1614 in povertà. Passo adesso la parola alla professoressa Magistrali, che con alcuni suoi studenti ci presenterà un'altra esperienza di modulo CLIL in lingua inglese. Buongiorno, nuovamente buon pomeriggio a tutti. Ecco, sono qui soltanto per fare d'anello di congiunzione tra quanto detto e già esposto in maniera completa, esauriente ed esaustiva dalla mia collega Margherita Muselli e per introdurre l'intervento di una delle mie studentesse di Quinta Linguistico F, Carlotta Querin. Ecco, mi permetto di introdurre l'intervento di Carlotta dicendo soltanto questo. La classe in cui Carlotta è inserita ha avuto l'opportunità nel corso del triennio di partecipare a dei moduli CLIL non soltanto in lingua spagnola. I ragazzi hanno iniziato in terza e concluderanno quest'anno con un importante, interessantissimo modulo di storia in spagnolo, grazie all'intervento prima del collega Ramos e poi quest'anno della collega Fava congiuntamente al professor Pietro Carlo. Ecco, non soltanto questo modulo CLIL, ma anche ad alcuni interessanti moduli CLIL in lingua inglese. In particolare i ragazzi hanno avuto la possibilità di approcciare moduli CLIL in cui la disciplina non linguistica è stata una disciplina di matrice scientifica, l'anno scorso nella fattispecie fisica, e quest'anno invece una disciplina di matrice umanistica che è storia dell'arte. Riteniamo tutti quanti che la valenza formativa sia di particolare rilevanza, soprattutto per il fatto che questi studenti hanno avuto la possibilità di approcciare non soltanto appunto un CLIL Humanities, come si dice, ma un CLIL di matrice STEM, dove coinvolte sono le materie scientifiche. Passo subito la parola a Carlotta. Grazie.
Buon pomeriggio a tutti, io sono Carlotta Querin della Quinta Linguistico F e oggi volevo parlarvi un po' della mia esperienza e della nostra esperienza in quanto classe per quanto riguarda il CLIL in lingua inglese. Allora, in questa slide introduttiva vedete un po' com'è organizzato il CLIL all'interno del liceo linguistico, quindi per quanto riguarda il terzo anno un CLIL, mentre quarto e quinto anno due CLIL. Passo quindi subito a spiegarvi quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso, quindi in quarta, ovvero il CLIL di fisica in inglese intitolato Sound Waves. Questo CLIL si è svolto in un modulo di 20 ore, 10 ore con la professoressa di fisica e 10 ore invece in codocenza con la professoressa, con la docente titolare di inglese e la conversatrice. Nel corso di questo CLIL, quindi, noi abbiamo analizzato le varie caratteristiche delle onde, come ad esempio transverse and longitudinal waves, e anche le caratteristiche peculiari di queste onde, come ad esempio amplitude, wavelength, frequency, period, grazie anche alla visione di numerosi video, sempre in lingua inglese. E alla fine di questo percorso abbiamo svolto una verifica semistrutturata, quindi con una parte in italiano e con una parte in inglese. Qui di seguito poi vedete alcune immagini prese appunto dal CLIL che abbiamo svolto, con anche spunti di esperimenti che ad esempio noi abbiamo fatto a casa e che, se volete, potete provare anche voi. Vai avanti. Anche qui, ad esempio, come vi dicevo prima, ci sono alcune caratteristiche delle onde, come ad esempio wavelength, frequency and period. E adesso passo col illustrarvi quello che stiamo facendo noi quest'anno, quindi il CLIL di storia dell'arte in inglese, intitolato Pre-Romanticism and Romanticism in British Painting. Quindi questo CLIL si svolge nella stessa modalità di quello precedente, quindi 20 ore divise in 10 ore con la professoressa di inglese e 10 ore invece con la prof di storia dell'arte. E in questo CLIL ci concentreremo sui pittori inglesi appartenenti a questo periodo, quindi ad esempio Turner, Constable e Blake. E partiremo poi da un painting worksheet sempre fornito dalla nostra prof e ci immedesimeremo e assumeremo il ruolo di vere e proprie guide museali, analizzando quindi i quadri nei loro particolari, come ad esempio la luce, il chiaroscuro, la realizzazione, ad esempio i materiali e la datazione. E il lavoro verrà svolto a gruppi, appunto, poi con, ad esempio, questi sono due quadri che questo si intitola The Ancient of Days e questo Rain, Steam, Speed, e questi sono ad esempio due quadri che sono stati assegnati al mio gruppo. Qui di seguito sono sempre altri due quadri e in conclusione volevo farvi vedere quello da cui siamo partiti, il painting worksheet di cui vi parlavo prima, che questo è in italiano. E poi, grazie a vari spunti presi da un manuale di storia dell'arte in inglese, siamo arrivati a questo, che ho preso ad esempio quello del mio gruppo, ma comunque sono tutti sullo stesso layout. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete fare domande sulla diretta sia Facebook che YouTube, e quindi a questo proposito vi lascio alle domande che vi illustreranno i miei compagni. Da casa chiedono per il cinese se una volta che si esce dal liceo in quale università si può continuare a studiare e a che livello più o meno si arriva una volta finito il liceo. Ok, allora rispondo io. Diciamo che l'obiettivo appunto d'apprendimento del cinese alla fine dei 4 anni di liceo quadriennale è di circa 1000 caratteri cinesi. Quindi 1000 caratteri cinesi corrispondono a un livello che va tra la 2 e il B1. Al termine del percorso superiore, scolastico, liceale, si può sicuramente andare a studiare in diverse università, ormai tantissime
tantissime in giro per l'Italia che offrono lo studio delle lingue orientali, devo dire che negli ultimi anni le università, alcune università tra le principali, quindi Venezia, Roma, ma anche Napoli, Milano, hanno introdotto, insomma si stanno adoperando per introdurre l'insegnamento del cinese per coloro che l'hanno già studiato alle superiori, quindi senza dover ripartire da zero. Allora, chiedono per quanto riguarda gli spettacoli teatrali se sarà inserita anche la lingua cinese. Ok, chiedo scusa, è stata una mia mancanza, ma ovviamente non è stato possibile fino adesso introdurre nel festival anche la lingua cinese perché era appena iniziato il percorso delle classi. L'anno scorso praticamente non abbiamo potuto fare la nostra rappresentazione, ma sicuramente la quinta lingua che si è aggiunta come insegnamento appunto di lingua straniera sarà inserita anche nel Festival delle Lingue del Teatro del Gioia. Chiedono per quanto riguarda tedesco se è difficile iniziarlo senza delle basi, soprattutto per quanto riguarda l'indirizzo internazionale e per chi non lo ha studiato alle medie. Sì. Allora, non è assolutamente vincolante aver studiato tedesco alle medie perché si parte per tutti gli indirizzi proprio dalle primissime basi. In più, per quanto riguarda l'internazionale, è previsto un corso propedeutico all'inizio dell'anno scolastico proprio di potenziamento della lingua, appunto per chi non l'ha mai studiata e non ha ancora le basi. Sempre da casa chiedono se sono presenti delle attività per il recupero per gli studenti insufficienti nelle varie materie. Sì, assolutamente. Allora, sono previste più attività finalizzate al supporto, al recupero. Tra queste c'è ad esempio il progetto Snoopy, quelle attività che prevedono l'aiuto in peer education dei ragazzi del triennio che sono particolarmente bravi in alcune discipline, che si mettono a disposizione dei ragazzi invece del primo e del secondo anno che magari hanno una qualche difficoltà o qualche lacuna in una disciplina specifica. Inoltre sono previsti gli sportelli in biblioteca, una volta erano in biblioteca, adesso si svolgono a distanza. Tutti i giorni della settimana c'è almeno un docente disponibile per le discipline caratterizzanti i vari percorsi del nostro liceo, che è a disposizione per dare appunto supporto, chiarimenti, aiutare nello studio chi ha magari bisogno di ripassare, rivedere alcuni argomenti specifici in particolare per queste discipline. Inoltre nel biennio c'è il tutoring, quindi è prevista un'ora settimanale in cui i docenti delle materie caratterizzanti i vari indirizzi sono a disposizione per fornire supporto, recupero appunto a quei pochi studenti che magari hanno qualche lacuna, hanno bisogno di essere supportati nello studio delle discipline che caratterizzano il nostro liceo, quindi sì. Ci chiedono un'altra domanda da casa se riguarda inglese, se è richiesto un livello minimo dei ragazzi per l'ingresso nelle prime. Io non sono docente di inglese, ma posso rispondere. Immagino di no, che non venga richiesto un livello minimo. Consideriamo che l'insegnamento della lingua inglese comunque inizia in molti casi già dalla scuola elementare, quindi i ragazzi arrivano al liceo già con alcune competenze, alcune conoscenze che hanno acquisito, diciamo, nei primi passi che hanno mosso nella scuola elementare e poi nell'apprendimento che avviene nella scuola media. È comunque, come diceva la collega prima, prassi del liceo, come abbiamo detto, avere un occhio di riguardo in quei casi in cui i ragazzi possano avere delle difficoltà e quindi nel caso in cui effettivamente ci fossero dei problemi vengono attivati, come abbiamo visto, lo sportello, lo Snoopy, il peer education e quindi anche qualora ci fossero delle lacune è possibile recuperare sicuramente.
Un'ultima domanda, chiedono come funziona per i ragazzi che già sono iscritti al conservatorio. Allora, il liceo ha attivato varie convenzioni, c'è la convenzione sportiva, c'è la convenzione per gli atleti ad alto livello e c'è anche la convenzione per chi è iscritto al conservatorio. Che cosa prevede questa convenzione? Prima di tutto avere un monte ore di assenze giustificate da dedicare all'attività musicale. C'è la possibilità di pianificare le verifiche e di personalizzare poi nel corso del triennio il PCTO, valorizzando le ore che sono dedicate appunto all'attività musicale. Inoltre è prevista la figura di un docente tutor che vigila sull'attuazione di questa che è la convenzione del conservatorio e inoltre per chi è iscritto all'Edexcel nello specifico del liceo linguistico, le due ore di storia in inglese possono essere sostituite dal svolgimento dell'attività musicale, quindi valorizzando in pagella quello che è il loro percorso del conservatorio. Adesso invece passiamo la parola alla professoressa Malchiodi che ci parlerà dell'opportunità di ottenere il doppio diploma statunitense-italiano. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Giovanna Malchiodi e sono qui con alcune studentesse del linguistico per parlarvi di alcune tra le maggiori attività di potenziamento linguistico e dell'internazionalità e che cade sotto il nome di apertura al mondo. Mi riferisco in particolare all'anno all'estero e al percorso del doppio diploma. L'anno all'estero si effettua il quarto anno, mentre il doppio diploma è un percorso che può iniziare già al primo anno delle superiori e di questi due percorsi che forniscono appunto l'ampliamento dell'offerta formativa, ve ne parleranno in particolare le studentesse di fianco a me. Passo la parola adesso a Alice Sveva per quanto riguarda l'anno all'estero. Grazie prof, io sono Alice Cavalli di Quinta Linguistico G. L'anno scorso ho passato il mio anno all'estero negli Stati Uniti. Io ho scelto di fare questa esperienza perché volevo cambiare un po' la mia routine e ci sono sicuramente riuscita. Io sono finita in un paesino in Michigan, molto freddo, però nonostante questo sono riuscita a avere esperienze meravigliose. Ho viaggiato sia con la mia famiglia ospitante che con altri exchange students. Ho conosciuto tantissime persone con cui sono in contatto tuttora, tutti i giorni. E grazie alla scuola americana sono riuscita a fare materie che non pensavo mi potessero interessare così tanto, però in realtà ho scoperto cose interessantissime. Io consiglio l'anno all'estero a chiunque si senta pronto di farlo. È un'esperienza meravigliosa che ti cambia la vita e ti apre la mente. Qualsiasi sia la destinazione, è veramente un'esperienza unica da fare se si può. Buon pomeriggio a tutti, io sono Sveva della Quinta Linguistico D e l'anno scorso ho passato il primo semestre in Canada, a Vancouver, una bellissima metropoli. L'anno all'estero per me è stata una possibilità di vivere nuove esperienze e in un qualche modo di farmi una seconda vita, che è quello che spero per tutti voi. L'anno all'estero è molto bello sotto tanti punti di vista. Innanzitutto per me è stata una possibilità per imparare e migliorarmi nella lingua che mi piace tanto, quindi un importante bagaglio culturale, ma soprattutto dal punto di vista personale cresce molto questa esperienza. Io sono diventata più autonoma, più indipendente e questo mi ha migliorato sotto ogni punto di vista. L'anno all'estero diciamo che riassumere 6 mesi di vita in 2 minuti e mezzo è davvero difficile, quindi vorrei soffermarmi soprattutto su quello che è il mentre dell'anno all'estero. L'anno all'estero è un periodo solo vostro, esclusivamente per voi, e quindi per me è molto importante dirvi che dovete essere i primi a mettervi in gioco senza precludervi alcuna esperienza in modo tale da viverla completamente, proprio perché per me è un imperativo categorico dell'anno all'estero è cambiare, tornare cambiati e quindi spero questo sia quello che succederà anche a voi.
Grazie tantissimo. Allora, adesso invece passo la parola a Bianca Maria e poi Beatrice, che vi parleranno del doppio diploma. Il doppio diploma americano, che nasce da una collaborazione tra il Liceo Gioia di The International e la Mata Academy di Miami, ha ovviamente l'obiettivo di primario di far conseguire agli studenti italiani, contemporaneamente alla maturità italiana, anche un diploma di high school americano. E questo per noi è certamente l'obiettivo primario, ma va di pari passo con il potenziamento della lingua inglese e il potenziamento anche di quelli che sono i loro percorsi dei ragazzi personali di orientamento e di consapevolezza. Passo ora la parola a Bianca Maria e poi Beatrice. Grazie. Buon pomeriggio, io sono Bianca Maria Postiglioni di Prima Linguistico G Quadriennale e sono al primo anno del doppio diploma. Io ho scelto il doppio diploma perché penso che sia una bella esperienza da provare e perché trovo che sia molto interessante l'idea che, finito questo diploma, si possa avere una maggiore possibilità di andare in un'università americana. Il doppio diploma è strutturato su tre diverse piattaforme, una dedicata alla grammatica e alla pronuncia, una dedicata invece a tutto ciò che è scritto, ossia test e compiti scritti, un'altra invece dove si effettuano le chiamate insieme alla classe virtuale e al proprio professore. Il professore è americano ed è sempre disponibile e aperto per qualsiasi chiarimento. Invece la classe virtuale è formata da ragazzi e ragazze del tuo stesso livello di inglese provenienti da ogni parte del mondo. La media scolastica è importante perché nel corso se ne tiene conto. E i compiti invece sono dati il lunedì per la domenica e tengono all'incirca 2 o 3 ore nell'arco della settimana. La relazione tra compiti scolastici e quelli del doppio diploma all'inizio può sembrare difficile perché bisogna abituarsi, ma è tutta una questione di organizzazione di tempo. Infatti, man mano che ci si prende mano, diventa sempre più semplice ed è anche molto proficuo. Buon pomeriggio a tutti, sono Beatrice e frequento il terza linguistico A, ovvero l'indirizzo ESABAC, che mi permette di ottenere un doppio diploma, italiano e francese. E facendo anche questo percorso, il doppio diploma americano, avrò addirittura 3 diplomi alla fine del 5° anno. Io appunto vi parlerò più nello specifico delle lezioni e degli assignments. Essendo in terza, io frequento 2 corsi con il programma doppio diploma americano. Frequento un corso obbligatorio di inglese e sono posizionata nel livello 3 in base appunto al test d'ingresso che ho fatto prima di entrare in questo percorso e poi ho dovuto scegliere un corso a scelta, ad esempio c'era criminologia, psicologia, fotografia digitale e io tra questi ho scelto psicologia. Allora, le lezioni si distinguono principalmente, sono di 2 tipi, content live sessions e mandatory live sessions. Le mandatory sono quelle lezioni obbligatorie che tutti gli studenti del percorso del doppio diploma devono seguire e si parla di argomenti di più di carattere generale, per esempio abbiamo parlato ultimamente di attivismo oppure il nostro teacher ci ha parlato di alcune tradizioni americane come ad esempio il Thanksgiving che è la festa del ringraziamento in America. Mentre le content live sessions sono facoltative, lo studente può decidere liberamente se partecipare o meno a queste lezioni, ma è fortemente consigliato partecipare perché oltre ad avere dei chiarimenti più specifici appunto su una lezione, si può partecipare a questa lezione da dei crediti aggiuntivi che vanno poi ad alzare la media appunto del doppio diploma. Per quanto riguarda gli assignments, quindi i compiti, sono tutti caricati su una piattaforma virtuale online insieme alle lezioni, quindi slide, video, eccetera. E appunto, come ha detto prima Bianca Maria, vengono caricati dall'insegnante lunedì e poi bisogna mandarli entro una certa data di scadenza che è la domenica, che però può essere prolungata
in situazioni ovviamente di emergenza, diciamo, in cui si scrive al teacher e occasionalmente può appunto prolungare la data di scadenza nel caso non si riesca appunto a consegnare il compito entro la domenica. Perfetto, grazie infinite, ringrazio tutte le nostre studentesse e studenti e passo la parola alla collega Gobbi. Bene, abbiamo concluso il nostro percorso di chiarimento di quella che è l'offerta formativa nel dettaglio del liceo linguistico. Vi ringraziamo di essere stati con noi, speriamo che gli interventi siano stati esaurienti, che vi abbiano aiutato ad avere una visione ancora più chiara d'insieme del nostro liceo. E vi ricordo che abbiamo un ultimo appuntamento, quello del 19 di dicembre, sabato prossimo, in cui pomeriggio sarà suddiviso in tre fasce orarie dalle 15 alle 16 di presentazione dello scientifico, dalle 16 alle 17 di presentazione del classico e di nuovo poi dalle 17 alle 18 per quel che riguarda il liceo linguistico. Saremo a vostra disposizione per chiarire gli ultimi dubbi, per dare le ultime informazioni e per salutarvi definitivamente chiudendo quello che è il percorso dell'orientamento del nostro liceo Gioia. Vi ringrazio di nuovo per essere stati con noi e vi auguro una buona serata.